E quello che state ascoltando è Fambo. Fambo. Spero di beccare la nota finale della sigla. Ho sbagliato di un beat, purtroppo. Peccato. Perché tu la senti? Io la sento perché sono avvantaggiato, sono il master, e quindi faccio tutto. Quello che state ascoltando è Fumble, che non vuole fare pubblicità occulta alle beveraggi industriali. Giro l'etichetta dalla tua parte. Non sono i bicchieri. Esatto. Se tu fossi Gigi D'Alessio, in questo momento invece l'avresti girato sapientemente. Grazie. Esatto, invece la giro dall'altra parte perché sono Claudio Serena. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E che oggi arriva al mid-season final, perché adesso facciamo come le serie americane, facciamo il mid-season e poi ricominciamo a settembre con la leggenda dei Cinque Anelli, ma non con Fumble, che andrà avanti lo stesso. Esatto. Però dato che ci saranno buchi di presenze abbastanza lunghi, la leggenda dei Cinque Anelli andrà in pausa fino a settembre e nel frattempo giocheremo a di tutto, compreso un crossover con i nostri amici di SideQuest. Esatto. Ma in realtà poi, per chi sta più attento, scoprirà che la gente 5 Anelli non va in pausa, ma il resto della campagna fino a settembre sarà giocata da dei bot. Esatto. Claudio ha messo su un programma tutta la le caratteristiche sociali e la genealogia di Rokugan. Esatto. E poi prima di partire schiaccerà il bottone. Esatto, e la sentirete con la voce che annuncia i treni alla stazione. Esattamente. Kitsune è stato distrutto da un Oni. Kitsune, esatto, è stato distrutto da un Oni. Al binario 2. Essendo l'ultima puntata della leggenda dei Cinque Anelli, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a Xiang, che è in trasferta attraverso l'altro lato di Rokugan. Ma non vi preoccupate, perché si finirà con un bel cliffhangerone lo stesso. Ah sì? Quindi poi fino a settembre ci mangiamo le unghie. Sì, vi terrete sta cosa sul ma bolso. Noi, se ci impegniamo tanto, possiamo evitare di fare il cliffhangerone. Ma io voglio fare dei video al mare. Abbiamo un discorso infinito. Iniziamo a parlare qui, dilungando tutti i tempi, e ognuno però deve fare, visto così che lo freghiamo, non possiamo dilungare troppo perché sennò il danno ci caccia. Okay. Però puoi fare l'introspezione, e l'introspezione non è detto che duri esattamente quanto, esatto, puoi ricordare tutta la cioè praticamente dobbiamo impedirgli di arrivare a fine sessione. Sì, ma è anche impedire che passi il meno tempo possibile in gioco. Considerato che siamo nelle terre d'ombra, secondo me Claudio ci manda un Oni. Ma se fai l'introspezione, l'Oni il tempo che arriva in città, la tua può durare due ore. Sì, secondo me l'introspezione, a un certo punto Claudio ti dirà la tua introspezione è interrotta improvvisamente da una mano che arriva il cliffhanger nell'introspezione. Ma quando io sarò al mare posso fare Fumble mentre gioco con i miei amici? Se vuoi cadere di faccia per terra e spaccarti un naso, sì, puoi fare Fumble. Non farlo quando ti tuffi dagli scogli. Però gentilmente scrivicelo. Ah, ok. Vi faccio una foto dopo. Esatto. Comunque, a parte le scioccherie che siamo in grado di dire senza ritegno, vi ricordo le altre cose importanti di Fumble, che ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Su fumblegdr.it trovate da oggi anche tutte le strip fatte da Daniele. Yes, grande. Perciò se non le avete ancora lette tutte, andate a farlo, perché fanno molto molto ridere. Noi siamo molto molto contenti di tutto quello che ha fatto finora Daniele e speriamo che continui a produrne altre. Finora siamo sicuri che almeno fino ad agosto, quando anche noi saremo in vacanza, verranno buttate fuori delle strip. Beh, super bravo lui comunque. E altra cosa importantissima, è iniziata la nuova campagna di Epoca. Sì. Epoca abbandona gli sfarzi della vita di corte di Artù, e non erano sfarzi perché erano dei poveracci che andavano in giro preso sberle in continuazione. Però abbandona il mondo arturiano per buttarsi nel mondo di Tenebra. Oh sì, poveri loro, però bello. World of l'incipit è stato davvero interessante. E mercoledì uscirà la seconda puntata. Il master è cambiato, adesso abbiamo un master femminile, e quindi Francesca, se non mi esatto, se non dice male. Una master
una mistress, ma poi è metallo. Teoricamente quindi dovrebbe essere una mistress, però è qui, è qua. Però il mondo non è abbastanza evoluto. Naturalmente, esatto. Francesca, scherziamo. No, ma è il mondo che non è abbastanza evoluto da poter permettere un termine del genere senza farci battute sopra. Ah, sì, tecnicamente sì. Perché tecnicamente, cioè, La linguistica vuole che sia così. Il Dungeon Master dovrebbe essere la Dungeon Mistress. L'ultima sessione della Leggenda dei Cinque Anelli. Vedi? Il mondo non è pronto. L'ultima sessione della Leggenda dei Cinque Anelli è finita in maniera un po' violenta. Sono successe parecchie cose alla corte del Daimyo Daigotsu. Isawa è stato catturato, ma volontariamente da parte sua, per essere studiato dagli Shugenja del Daimyo e assicurarsi che non fosse sotto l'influenza del Mao Tsukai, di cui anche Daigotsu e quando caccia. Lo diceva Kitsune tutti a prenderlo in giro, ma quando lo dice Daigotsu Jin muti, soprattutto a casa sua. Dopodiché c'è stata una piccola dimostrazione della potenza della volpe che ha fatto perdere 3 pix a tutto il gruppo e che ha fatto prendere una strigliata a Ida da parte di Kakita, esatto. Perché la vittima sacrificale di questa tua dimostrazione era una delle persone che Ida sta cercando per vendicarsi di tutto ciò che hanno combinato. Ma nessuno me l'ha detto. No, più che altro Kakita gli ha detto: va bene cercare vendetta, ma... ma... piano, moderati. Ma esatto. Moderati. Non diventare anche tu una bestia. Un tanuki. E l'ultima cosa che avete fatto è stato ottenere risposte da un kami dell'acqua costretto a vivere nei sotterranei del palazzo di Daigotsu Jin in una maniera abbastanza violenta e brutale, e questo ha abbastanza scosso Xiang, che però non lo dà a vedere perché nel migliore delle tradizioni è corrotto, ma si tira giù la manichina per nascondere la macchia, le macchie nere della corruzione che si sta espandendo. La notte passa nuovamente abbastanza difficilmente per tutti voi. Isawa viene finalmente liberato dai suoi carcerieri, insieme ad Akuseki, che è stato sveglio con te per 2 giorni di seguito praticamente. E quando mi vedete ho la barba, okay. Perché come nei film, quando non dormi hai la barba. La barba. Quindi okay. Io ho la barba. Va bene. Xiang si è ritirato a meditare e lo sentite però comunque agitarsi, come ha fatto nelle ultime notti in cui non è riuscito a dormire placidamente. Ida è ancora un po' tormentato come la notte precedente da tutto ciò che ha avuto modo di pensare e che ha cercato di purificare in qualche modo, facendosi aiutare anche da Xiang, che però non era nelle condizioni di aiutarlo. No. Mentre la volpe si sta probabilmente ancora dedicando allo studio di un nuovo incantesimo, dato che nella biblioteca di Daigotsu c'è trippa roba, per gatti. C'è roba. C'è robè anche. Beh, io quando li vedo gli chiedo di ragguagliarmi su quanto accaduto. Io sono stato isolato, quindi grosso vedete modo. Voi che cosa raccontargli di quello che... Io se mi vado a trovare in libreria gli faccio cerca Ida. E continuo a studiare. Vabbè. Ah, in libreria addirittura, neanche in biblioteca. No, lui è in libreria. Beh, io ti racconto tranquillamente le nostre ultime vicende, tanto non è che sia... Se non volete ti racconto fare... di come Daigotsu Jin sostanzialmente ci abbia ingaggiato per mettere a posto i Ciuda. E soprattutto di come abbia promesso a ciascuno di noi una ricompensa molto legata ai suoi trascorsi e al suo passato, quindi offerta difficilmente rifiutabile. Questo mi fa dedurre che conosce molto bene il nostro passato ed è da tempo che ci teneva d'occhio. Ma guarda, ti posso solo dire come può conoscerci così bene? Allora, il discorso con lui è partito da una severa reprimenda dello scorpione, quindi io credo sostanzialmente che il ragno abbia come mira quella di sostituirsi allo scorpione e di conseguenza
Penso che abbia qualche spia, è anche abbastanza abile. Per cui non mi sorprende. Dobbiamo forse relazionarci con loro come ci relazioneremmo con lo stesso sospetto con cui ci relazioneremmo con gli scorpioni, perché tendenzialmente la modalità mi sembra molto simile. Poi chiaramente ci sono anche altre caratteristiche. La cosa sorprendente è sicuramente la grande esperienza che hanno di tutto quello che ci circonda. Cioè, sono molto più, sembrano molto più presenti loro all'interno dei confini dell'attuale impero che non l'impero all'interno dei loro confini, il che lascia pensare. Sicuramente la posizione che hanno scelto è strategica per i loro fini. Qui sono isolati, ma possono comunque avere ottimi e validi membri all'interno dell'impero. È vero. Contemporaneamente c'è anche da dire, e questo probabilmente è ciò che l'imperatore in un certo senso, comunque la corte imperiale, desidera: stanno cercando di costruire una sorta di polmone tra il muro e le terre d'ombra, quindi stanno in un certo senso facendo un'opera di pulizia che passa dalla guerra coi Ciuda. Ma e a questo proposito, Isawa, in questi 2 giorni che sei stato in questo palazzo, ti sei reso conto di una cosa abbastanza evidente? Non hai sentito praticamente la presenza di nessun kami, hai sentito una fortissima presenza del vuoto e basta. Tutti gli altri kami sono scomparsi. Normalmente sentiresti anche nelle terre d'ombra fino a dove siete arrivati deboli o scarsi, ma qualche cosa c'era sempre, un albero che era un po' più anziano e quindi aveva un kami all'interno, qualche cosa c'era sempre. Qua c'è il vuoto. Beh, innanzitutto credo che abbiano appurato diverse cose riguardo la mia persona, ma se mi hanno adesso lasciato andare, suppongo che possano ritenersi soddisfatti. Più che altro vorrei capire in cosa consisterebbe questa missione contro Ciuda, come potremmo essergli d'aiuto e perché hanno chiesto a noi. Allora, a grandi linee su quello che bisogna fare, ci dovremmo recare al Tempio del Veleno. Tempio del Veleno. Il Tempio del Veleno, l'hai già sentito, è il luogo di potere della famiglia Ciuda, sostanzialmente. Esattamente. Che sono Shugenja, quindi hanno un tempio. Dove i Ciuda addestrano, devono addestrare dei monaci, più che altro, specializzati nel manipolare e gestire il vuoto, il che è molto pericoloso. E all'interno di questo tempio si trova anche, tra l'altro, la pergamena che il nostro Xiang sta cercando. A proposito, tu l'hai visto? Sono stato tenuto segregato all'oscuro da tutto. E in questo periodo in cui ho avuto modo di meditare, ho notato la scarsissima presenza di kami, se non quelli del vuoto. E il fatto di essere mandato in un tempio del vuoto a cercare una pergamena non mi lascia molto tranquillo. Cos'è che ci ha offerto in cambio di questa missione? Beh, a ognuno il suo. Quindi la pergamena dovrò andarci a parlare. Una mia vecchia conoscenza a me. Sì, non voglio indugiare naturalmente. Penso in ciò che non mi riguarda. No, ma non è quello il problema. Alla fine saranno tutte cose, credo, che riguarderanno tutti prima o poi, quindi ma dovremmo prelevare questa pergamena senza il consenso dei loro possessori? No, la pergamena è un problema di Xian. Il problema fondamentale è arrivare a toglierla ai Ciuda. Ma i Ciuda sono coloro che se ne sono appropriati indebitamente. Sì, e che non devono usarla. L'obiettivo dei Ciuda, a quanto ci dice Daigotsu Jin, è diventare la prima famiglia del clan del ragno e da lì naturalmente acquisire una posizione di potere e riferimento nell'impero. Ora, io non so
quali siano i moventi reali all'interno di questa guerra civile che si sta... Sarebbe ottimo appurarli prima di agire in modo non consono. Come possiamo noi appurarli? Questo non lo so. Ci dobbiamo affidare a uno dei due. L'unico modo che abbiamo per appurare è trovarci in mezzo alla guerra e capire veramente che cosa sta succedendo, al di là delle promesse che sono state fatte. Noi potremmo trovarci anche all'interno di una magnifica menzogna che è stata preparata per esattamente noi. Esattamente. E quindi... Anche se... Devo dire che se i Ciuda si sono appropriati di qualcosa che non è loro, non sarebbe certo disonorevole aiutare queste persone. Sì, potrebbe non essere disonorevole se questo aiuto poi non porterà la pergamena in mani di persone che vogliono usare a loro volta. Ma di che cosa si tratta? Cioè, che cos'è? Un incantesimo? Questo solo Xiang lo sa. Questo è il problema. E lui non ne parla, tranne che con se stesso, diciamo così. Ma tutto questo in che modo ci porta verso il nostro obiettivo? Ci porta verso il nostro obiettivo perché il Mao Tsukai che noi stiamo inseguendo è là, dai Ciuda. Ah! B! Non c'è. Lo so, Kanji. Sì, è lì. Quindi potresti avere un motivo anche tu per andare a trovare i Ciuda. Credo di dover andare a parlare subito di quello che mi riguarda. Sono sicuro che le loro spie avranno gettato gli occhi anche su di me. Ah, avrai modo di appurarlo senza troppi problemi. Non mi sembra che dai Gotsujin neghi un'udienza a qualcuno ultimamente. Troviamoci qui più tardi. Va bene, intanto io provo ad andare a cercare Xian. Chiedo udienza perché è evidente che se ha parlato a tutti loro e sapeva i cazzi loro, qualcosa su di me ce lo saprà pure. E l'inserviente a cui chiedi ti chiede di seguirlo e ti porta nel tipico giardinetto che si trova all'interno di tutti i palazzi nobiliari. A differenza, esatto, a differenza di altri giardini dove sei stato, questo è molto più austero. In genere sono comunque rigogliosi, ci sono piante, il laghetto. Invece qua vedi che è quello che ti aspetteresti da un giardino zen di un americano del 1960 che ha appena letto per la prima volta qualche cosa sullo zen e ha costruito il suo giardino zen. Super piatto. Ci sono dei sassi che fungono da sentiero all'interno del giardino bianchi. E qualche pietra montata una sopra l'altra in perfetto equilibrio. Ci sono animali tipo una tartaruga? No, senti in lontananza in giro per il palazzo dei corvi. È l'unico animale tetro. È tutto tetro. Il corvo è l'unico animale che resiste che sempre a qualsiasi cosa. Cioè, non c'è un cazzo da fare. La tartaruga chissà cosa diventa. La tartaruga diventa quella della storia infinita. Esatto. Seduto in mezzo al centro di questo giardino a guardare il cielo. C'è Treyu. No, c'è Dai Gotsujin. Allora, ha una pipa in mano, sta fumando, sembra molto rilassato. Cerco di capire se sta meditando, in quel caso aspetto e non lo disturbo. Altrimenti mi avvicino lentamente facendo un profondo inchino, visto che mi sta anche ospitando, a parte avermi incarcerato. Però c'è da dire che ti hanno trattato bene. Non potevi uscire, ma nessuno ti ha trattato male. Quindi faccio comunque un profondo inchino. Non sta meditando, è lì tranquillo a rilassarsi. Isawa-san, a cosa devo questa... Dai Gotsu, Sama. Vabbè, non c'è il nome. Il nome è Jin, però vabbè, non chiameresti mai il daimyo per nome. Bella Jin. Bella Jin, testa tagliata. Dai Gotsu Sama, è stato un piacere essere ricevuto nel vostro palazzo. Beh, non potevo certamente esimermi da questa gentilezza, dopo tutto vi siete prestato alle mie richieste senza fare una piega.
Spero che si possano essere state appurate qualsiasi dubbio. Mi chiedevo se adesso fosse un buon momento per presentarmi e per parlare del nostro viaggio. Sedetevi, Izawa-san. Mi siedo. Cerco di capire che cazzo stava facendo qua. Cioè lui si stava rilassando e basta. Stava fumando la pipa guardando il cielo nel mezzo del giardino dove nessuno va a rompergli le palle. Visto che anch'io... Tranne Izawa-san. Tranne io. Ma visto che anch'io fumo la pipa, fumo anch'io, in modo da aspettare qualche secondo prima di iniziare a parlare. E poi aspetto sufficientemente per capire se lui vuol dire qualcosa. E se non dice niente, invece mi rivolgo a lui. Vedi che lui sta in silenzio a guardare il cielo. Non possiamo dire guardare le stelle perché c'è sempre quella patina bianchiccio violacea sul cielo. Si intravede la luna, qualche stella qua e là, ma non è certamente il cielo che potresti vedere dalle foreste della foresta del demone dove siamo tutti. Se siamo qui è perché il nostro viaggio ci ha condotto fin qui e, come sapete, deve continuare. Quindi non vogliamo rubare a lungo la vostra ospitalità. Ma suppongo, avendo parlato con Ida, che abbiate una richiesta da porci. Da porre a voi, Izawa-san? Da porre al nostro gruppo in viaggio. Credo di aver già espresso a ognuno di loro ciò che penso di quello che sta per accadere. È una situazione in cui tutti otterremo qualche cosa di positivo dal risultato sperato. Il risultato è lo stesso per tutti noi, ognuno ne trarrà quello che ritiene necessario. Qualcuno otterrà un oggetto perso, qualcuno otterrà vendetta e qualcuno otterrà la libertà. Io otterrò di aver eliminato uno dei miei più vivaci e acerrimi nemici. Voi ne otterrete probabilmente la liberazione dalle malelingue che vi vogliono erede di un mago del sangue. E in che modo io potrei ottenere questo traguardo? Quale metodo migliore se non uccidere il mago del sangue di cui stiamo parlando? Vedete, comprendo bene quello che state proponendo, ma se le male lingue ritengono che io abbia questa discendenza, temo che uccidere questo mago non sarebbe prova di grande onore da parte vostra, e sicuramente gli uomini che si trovano a discutere di quanto avvenuto nelle corti saranno spinti nella giusta direzione da qualcuno con le conoscenze adeguate. Ora capisco meglio. Dobbiamo quindi recarci, se ho capito bene, verso il Tempio del Veleno e recuperare o cercare qualcosa che vi è stato sottratto e che potrebbe essere addirittura nelle mani di questa persona. Non sono io quello che cerco qualcosa qui è stato sottratto. È il vostro compagno Xiang che è alla ricerca di un oggetto. Io sono alla ricerca di giustizia da parte dell'imperatore, l'eliminazione di uno dei suoi peggiori vassalli. Attaccare in forze la loro fortezza è stata la mia prima idea, finché non ho saputo di un piccolo manipolo di Ronin che si trovava per puro caso da queste parti e che avrebbe potuto molto più facilmente avvicinarsi al letto del mio nemico senza essere visto. Purtroppo 10.000 uomini si vedono da parecchio lontano. Ma come hanno fatto a sottrarre questo oggetto, se posso chiedere? Se ne siete a conoscenza, ovviamente. Da quello che mi hanno raccontato e che anche Xiang ha avuto modo di dire, hanno attaccato il suo monastero e hanno rubato una pergamena.
cosa sappiamo di questo Tempio del Veleno? È un posto in cui io preferirei non mettere piede. Vedi che cosa sai del Tempio, esatto, del Veleno tu. Tira un tiro di conoscenza. Pensavo proprio alle difese, cioè cose che magari solo lui con le sue spie può sapere. Quindi conoscenze generiche. Allora, dipende che cosa aumentato. Dipende che cosa vuoi sapere anche. Se vuoi sapere quali sono i punti deboli conosciuti del Tempio del Veleno, potresti usare difesa. Esatto. Se vuoi invece sapere qualche cosa di più sulla storia del tempio, allora. Beh, guarda, ho conoscenze e ho difesa. Quindi, conoscenze mi è andata abbastanza bene perché ho 9, 18, 27. Tengo 3. E in difesa, un po' meno. 26 e 25. 27 e 25. Allora, da quel che sai del tempio, non ci sono delle difese militari particolarmente robuste. Il problema è tutto il resto che sai sul Tempio del Veleno. Luogo mistico. Essendo tu uno Shugenja, sai un bel po' di cose. Tra l'altro il nome mi incuriosisce abbastanza. Allora, in realtà non è molto legato al vuoto, come ti pare che sia stato detto recentemente. Quella ti sembra più un caso del destino, che ha voluto che i monaci di cui ti ha parlato Ida fossero del ragno e che avessero delle tecniche che hanno a che fare col vuoto. Ma il tempio non ha direttamente a che fare con il vuoto. Il tempio ha più che altro a che fare con Jigoku, da quello che si racconta, cioè l'inferno praticamente. Beh, sai che questo mi rassicura molto. Sai che è costruito praticamente su una serie di gallerie i cui pilastri sono fatti di ossidiana. Oh, dungeon, ragazzi. No, è l'ossidiana il problema. L'ossidiana, la sola presenza vicino all'ossidiana porta lentamente o velocemente, secondo me, alla corruzione, quanto alla follia. Pazzia. Alla follia. Alla follia. Ma potremmo anche essere corrotti. Potreste anche essere entrare corrotti. Entrare in contatto con qualcosa. È un tempio dove, se chiedessi ai tuoi compagni, hanno visto succedere attraverso gli occhi di uno degli Shugenja che vivono lì degli atti abbastanza nefandi. Tu sai solo che nutre una pessima reputazione. Esattamente quanto delle storie che hai sentito sia vero non lo sai, perché nessuno si avventura nel Tempio del Veleno se non è costretto con la forza ad andarci. E sai anche che questa... Beh, noi in realtà. Infatti voi siete costretti ad andarci. Ma non con la forza. Beh, costretti quasi. Lo stesso. Quasi, dice. Forza politica invece che forza fisica. Hai ragione. Beh, ma non ci ha messo tanta pressione. No, io posso andarmene quando voglio, però poi... Però poi avrai sulle spalle una mogliettina adorabile. Esatto. Ma non ho detto che io torni nei territori della volpe. Ah, ok. Vai dai Gaijin. Faccio come ha fatto Coso, il super Shugenja, che è andato a visitare tutti i reami degli spiriti prima di tornare a casa, e l'ha fatto perché aveva qualcuno probabilmente il mio regno per un cavallo che lo inseguiva, il mio regno spirituale per un cavallo. Comunque, se qualcuno di voi che state ascoltando o vedendo, no, si fosse preoccupato del lungo silenzio di Roberto, lui prima stava prendendo una masterclass in pustorineria e ha fatto 757 tiri di dado facendo dei conti. Esatto. Scusa, io sono, perché io uso il metodo per il personaggio statistico, certo. Io sono, no, è il metodo di recitazione. Ah, ok. Ho visto quanto sarebbe possibile attingendo al vuoto, ho studiato come ho fatto in biblioteca a lanciare un determinato incantesimo, okay, con successo. Ok, va bene. Comunque, tornando a Izawa, invece, il Tempio del Veleno, appunto, è questo luogo dove nessuno ci vuole andare effettivamente se non costretto, che è dove si è rifugiato il tuo presunto antenato, che è ancora vivo, a quanto pare. Non intendo naturalmente sottrarmi al mio destino, anzi, ci sto andando incontro per risolverlo, come penso anche i miei compagni che vogliono risolvere qualcosa del loro passato. Ma avventurarsi in un posto del genere senza le adeguate difese sarebbe stupido e sarebbe solo un aiuto verso il nostro nemico. Vi chiedo quindi se avete modo di aiutarci anche solo con informazioni o oggetti che possono esserci utili in questa impresa.
Tutte le informazioni che potevo darvi le ho date ai vostri compagni e sono sicuro che saranno più che contenti di condividerle con voi. Per quanto riguarda invece l'equipaggiamento, come lo chiamate, che cosa vi serve? Se posso aiutarvi in questa impresa, sicuramente mi conviene farlo. Non voglio disturbarla oltre, direi che potrei andare a parlare con i miei compagni, meditare e poi rispondere alle vostre domande. Spero che non meditiate ancora molto a lungo voi e i vostri compagni, perché ogni giorno che passa è un giorno in più che gli Shugenja della famiglia Chuda hanno per studiare la pergamena. Direi che avete assolutamente ragione. Vado subito dunque ad incontrarli. Faccio un inchino e me ne vado. Intanto Ida era andata a cercare Xiang. E quando bussi alla porta della sua stanza non ottieni nessuna risposta. Io ho un'idea che fine abbia fatto Xiang. Vabbè, io apro bellamente la porta in maniera molto discreta e guardo cosa c'è dentro. Vedi che c'è un piccolo pezzo di carta su cui è stato scritto con una calligrafia non addestratissima come altri hai visto fare. Però a pugni sul muro è scritto perfettamente. Ah, ok, certo. Col fuoco. C'è scritto: sono andato a riprendere la pergamena, non ho bisogno di voi. Ah, vero, il suo difetto. Il suo difetto è che ha preso che non ha bisogno di noi. No, ma tornerò. No, tu ti sei aspetta, tu ti sei perso una cosa bellissima, scusa, l'ultima volta. Perché ovviamente te l'avrà raccontata lui. Sì. Xiang gli è stata donata una pergamena che lui ha studiato molto difficilmente, ma è riuscito dei a studiarla. Dei monaci del vuoto. Dei monaci del vuoto del ragno. Che gli permette praticamente di teletrasportarsi passando nel vuoto. Tipo una porta dimensionale a distanza infinita. Ma è potentissimo. Aspetta, sì, il punto è che la prima cosa che ha letto e la cosa che Claudio gli ha detto è l'ha guardato a Simone concentrato e l'ha ripetuto con enfasi dicendo: è molto pericoloso utilizzarla. Utilizzarla una volta potrebbe non costarti troppo, ma già la seconda potrebbe essere molto molto rischioso. L'ha usata 4 volte in un'ora. Ha fatto perché? Una volta per dimostrarmi che lo poteva fare, per prendere il cappotto di mio ma padre. Ma non ha senso! L'ha fatta 4 volte in un'ora. Come il cappotto di tuo padre? E la puntata si è chiusa con Claudio, che forse non so se era in onda. Sì, sì. Forse era in onda, che gli ha chiesto: scusa, tu quanto hai di vuoto? E lui gli fa 4. 5. 5. Esatto, quindi praticamente mi raccomando, io se la usi passivo, una volta non corri rischi troppi, ma due... già la seconda stai tirando la corda, Ok, la uso per prendere il cappotto al padre di Kitsune per far vedere a Kitsune che lo so fare. Te credevo, Però cazzo, mi ricordo Homer, puoi farmi 3 domande? Posso farti 3 domande? Davvero posso farti 3 domande? Esatto. Comunque c'è scritto: sono andato a recuperare la pergamena, non ho bisogno di voi, tornerò appena ho fatto. Ok. Mi sembra molto strano, dico, che il nostro compagno Xian sia. Ma ci sono io lì, c'è solo lui. C'è solo lui. Già. Ah, ok. Allora siamo alzati assieme. Allora andiamo a fumare. Allora ci mettiamo, no. Esatto. Ah, dai. No, 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 io voglio sentirla. Almeno uno rimane. Beh, io prendo il biglietto, me lo accartoccio e me lo infilo da qualche parte nell'armatura, dove una bisaccia, dove c'è spazio. Dopodiché vado a cercare Kakita. Kakita lo trovi che sta... Sbronzo. No, non è sbronzo. No. Sta riposando. Busso. Chi è? Ida. Mm. Scusa se ti disturbo. Simone! Che c'è? C'è un problema. C'è sempre un problema. Cosa... Sì, ma questo è abbastanza grosso. Cosa ha combinato Kitsune stavolta? No, questa volta no, è Xiang il problema. Beh, in quel momento lo vedi che si alza. È per questo che il problema è grosso. Xiang? Sì. Cosa ha fatto stavolta? È partito. Cosa vuol dire è partito? Per dove? È partito da solo, per il tempio. No, per il tempio. Sì, è andato a prendere la pergamena da solo. Questo ha scritto, almeno, e gli lancio il bigliettino. Lo guarda con il suo occhio incazzato.
avrà usato il suo passo dell'oltretomba cosmico? Non lo so. Perché se è così, anche inseguirlo è completamente inutile. Questo è vero. Contemporaneamente, passo dell'ombra cosmico, e dove cavolo vai a finire? Colonne di ossidiana. È vero che lui è temprato. È vero che ha molta passione per quella pergamena. È vero. Dovrebbe ancora avere della giada che lo protegge. Sì, in teoria. Il problema è che in questi luoghi la giada si sbriciola alla velocità della luce. A proposito, quanto pensi che avremo ancora di tempo? Io penso che avremo, a dire tanto, una settimana. E quanto ci metteremmo noi ad arrivare al tempio? Se non ho capito male, almeno 10 giorni. Potrebbe diventare una settimana viaggiando di corsa, però a quel punto ci sfiancheremmo e dovremmo comunque riposare là, il che non è esattamente il posto migliore dove fare il riposino. E se chiedessimo dei cavalli? Ne ha uno, potrebbe averne altri. È possibile. Credo che avremo bisogno non solo di cavalli, ma anche di qualcuno che ci insegni ad andarci. Più che altro mi immagino persone come noi con dei cavalli a Rokugan, quanto sono rari, è come uno con la Full Metal Jacket nello sprawl a Cyberpunk. Ovvio. Che tipo vai per strada, c'ho l'armatura di Cristo, 150 tossici vengono a coltellarti, esatto, con le siringhe per rubarti l'armatura. Esatto, un americano medio in vacanza in Egitto con l'orologio d'oro, sostanzialmente. Cosa pensi di fare? Sì, sicuramente dovremo cercare di viaggiare veloce. Molto veloce. Molto, molto veloce. Forse Kitsune ci può aiutare? Sì, forse Kitsune ci può aiutare. Credo che sia il momento di coinvolgerlo e di svegliarlo dai suoi studi. Ti chiedo gentilmente di andare a chiamare Hakuseki. Sì. In modo da poterci riunire ed eventualmente partire anche subito. Anche se la notte non è esattamente il momento migliore per fare i viaggi. Vabbè, vado in biblioteca dal nostro intellettuale. Sta 2000 pergamene, occhiaie. Ok. Vedi che ci sono delle impronte di gatto sulle pergamene. Che bello. No, perché se... Così non può funzionare. E inizio a pronunciare parole a caso. Io apro la porta della biblioteca. Non ci vai, non ci vai, non ci vai, non ci vai, non ci vai. Questa, no, secondo me questa riga si può saltare. Volpe. Secondo la volpe. Non mi so bambi mentre studio, dico al gatto che non c'è. Volpe. So che è una grande improvvisata vedermi in una biblioteca. Però. Ida-san? Sì. Ogni tanto capita anche a me. Di non stare dovrebbe in mezzo ai rotoli. Fare dei danni al tuo corpo. Sì. Tecnicamente però c'è qualcuno che ha fatto danni al suo in questo momento. Pensavo che la carta fosse per te come la giada per le creature d'ombra. No, non così tanto. Però in questo momento c'è è stato un piacere parlare con te. No, fermo. Abbiamo bisogno di te. E adesso ti alzi. Quando non mai? No, questa volta è molto urgente. Cosa fa Tesawa? Si tratta di Xiang. Perché tutti vi aspettate sempre che lui non faccia un tubo? Perché non mi sembra ci sia, dalla volpe non sembra ci sia stato un assedio questa notte. Xiang non è utile a niente se non in un assedio. Il problema fondamentale è che in questo momento ha lanciato il cuore e probabilmente anche la corruzione oltre l'ostacolo. È andato da solo. È stato corrotto. Forse la volpe potrebbe avere qualcosa per questo. No, ma non è una questione di corruzione. Che la corruzione lo prenderà di sicuro. Io non è corrotto, sì, adesso. Lo sappiamo tutti. Per fortuna è ancora un po' di giada. Sì. Il problema fondamentale è che lui in questo momento potrebbe essere già nel tempio del veleno. Quanto lontano va messa? Non c'era un messaggio. Quello lì è tanto, ma non abbastanza. No, dobbiamo capire. Ce n'è uno che può essere, sì. Se è quello di rank 4 o 3. No, perché c'è uno che è tutto, credo, il mondo. Non credo. Abbiamo bisogno di te per capire quanto è possibile viaggiare velocemente
e cercare di accorciare il più possibile la distanza tra noi e lui. No, aspetta un attimo. È stata una notte difficile per la volpe. Ripeti un attimo. Xiang mi ha lasciato un biglietto, e lo faccio vedere anche a lui, mm-hmm, in cui mi dice che è andato a prendere la pergamena da solo perché non ha bisogno di noi. Usando calligrafia. Il suo nuovo trucco che non dovrebbe, di cui non dovrebbe abusare? Non lo so, lo suppongo. Però in un caso o nell'altro è comunque esposto, al di là della sua forza. Nessuno la mette in dubbio. Forse la volpe può fare qualcosa. Prima, per il viaggio, forse c'era qualcosa qui. Prendi la volpe con le pergamene lì, con tutto quello scaffale sopra. Ok, io vado e con grande nonchalance tiro giù lo scaffale. Cioè, tutte le pergamene che ci sono dell'aria. Nel frattempo bastano. Io prendo il... Sì, ricordi quella volta con Isawa al fiume? Che la volpe ha cercato di capire... Mm-hmm. È complicato da spiegare, ma... A me soprattutto. La volpe potrebbe aver imparato a farlo da sola. Bene, prendo il pergamena. Bene, perché l'altra volta non c'eri riuscito neanche in compagnia. No. Prendo la pergamena, mi concentro e lancio. Provo a lanciare. Leggere l'essenza. Oh. Oh. Amici ascoltatori, il mio primo incantesimo del vuoto. L'essenza. Il mio primo incantesimo del vuoto. Dovresti farlo con dei tarocchi, secondo me. Sono 4 di vuoto, più 4, esatto, però sono cinesi. Con i raise ci posso prendere una faccia, una razza, c'è un po' di coreano, esatto, un po' di cinese. 195 ridese, ah, non c'ha raise, ok, quindi lancio puro, la CD è 15-20, direi che tenendo 4 ce la faccio senza spendere. Potrebbe essere un'ottima... Nei coglioni che tiro, robe, maronna. Mamma mia, adesso manco quanti io lo faccio. Tiri? Non ho mai visto 8. Uno schifo del genere. E non sei riuscito a fare 20 tirando 8 dadi e tenendone 4? No, tra l'altro ne ho tirati 9. No, ha fatto tutto sotto il 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, non l'ho fatto. Lucky. No. Lucky? È complicata, l'ultima parola non doveva essere così. E ci riprovo, usando un altro slot. Tira il numero giusto di dadi stavolta. 5, 8. 4 del vuoto, 4 del rank. Ok. Risicatissimo. Sì, al pelo però. Risicatissimo. Fatto 22. Però... te ricordi la gnagnagnagna? Praticamente quello. Tutti gli oggetti hanno una risonanza, ricordano delle cose di chi le ha usati, posso scoprire il passato di quell'oggetto. Quindi mi concentro. E dura, a seconda di quanto è importante l'evento, può durare di più la cosa. Vedi che questo pezzo di carta è stato strappato da un pezzo di pergamena che ha trovato da in Xiang. Giro da Xiang. Xiang ha preso ha la usato carta. Il suo inchiostro per tatuaggi, per scrivere col dito. Che spreco di inchiostro. È stato lui a scriverlo. Ha lasciato lì il fogliettino di carta, dopodiché si è concentrato e come Goku è scomparso. La calligrafia è proprio la sua, possiamo esserne certi. Sì, è sparito nel vuoto. Perché Xiang è stato così avventato? Perché Xiang non è una persona molto intelligente. Ma perché abbandonarci senza neanche dircelo? Non vorrei che ci probabilmente fosse pensa che la pergamena è un compito suo. Suo nonno gli ha dato quel compito e pensa che deve essere l'unico. Vero, senza rischiare le nostre vite. Ma tutti noi abbiamo un motivo per intraprendere questo viaggio. Non per la pergamena. No, la pergamena, ma se è la pergamena si trova solo perché è di Xiang. Sì, ma la pergamena si trova nello stesso posto dove ci sono le cose che servono a noi. Quindi anche noi saremmo andati con lui. Non vi sembra molto strano che abbia preso questa decisione? Alla volpe non sembra così strano. Forse perché la volpe conosce Xiang da più tempo. Xiang è sempre stato uno da non scaricare il fardello non suo su di altri. E a questo la volpe aggiunge: non è neanche una persona molto molto intelligente.
perché la nostra direzione è comunque la stessa, quindi non sarebbe stato un fardello, ma questo è un ragionamento che persone istruite come noi possono fare. Per Xiang è un ragionamento molto semplice, però Xiang è una persona molto semplice. Dal momento che mi dici questo, tendo a crederci. Lasciatemi solo fare un ultimo tentativo. Dove stava Xiang? Qui. Intanto guardo. C'era una stanza in cui... Posso tirare investigazione sulla sua stanza per vedere se c'è qualcosa che mi colpisce? Qualcosa... Certo. Cioè, la mia idea è che a un certo punto si sia accorto di qualcosa e abbia agito di fretta. Non so, per... Poi magari lui sa cosa c'è sulla pergamena, quindi ci sta che voleva arrivare prima. Ma perché non ce l'ha detto? Questo che mi incuriosisce. 12, no vabbè, 20, 20, 8, e questo era un 8, scusa. Sì, 19. 12, 19, sì. Ma allora, guardando la stanza, non ti sembra che sia andato via particolarmente? Cioè, lui ha fatto le sue cose. Non è una persona che faccia molto se non meditare e allenarsi, quindi... Di certo non ha lasciato altri messaggi oltre a questo, anche simbolici. No, però noti un'altra cosa interessante. Il suo futon non è stato ripiegato, quindi stava dormendo a un certo punto ed è partito senza sistemare la stanza. Potrebbe essere stato... La sua sagoma sul futon di sudore è ancora abbastanza visibile. Come se fosse andato via da poco. Sì, ma non è nemmeno così caldo da dire ha sudato tantissimo. Ti fa pensare che fosse un sonno agitato. Esatto. O addirittura c'è la possibilità che lui dal letto sia scomparso. Ci sia teletrasportato da quella posizione. Per quanto ne sai, sì. Però, dopo tutto, Kitsune ha visto che era in piedi quando l'ha fatto. Ah, ok. Però aveva un sonno agitato, potrebbe aver avuto una visione, un sogno, qualcosa che lo ha terrorizzato e è dovuto partire talmente in fretta da non avvisarci. Se anche qualcuno da meditare spesso è possibile, anche se la volpe crede che sia più probabile che abbia avuto la realizzazione nella notte, che solo lui può farcela. Beh, abbiamo comunque tutti un motivo per partire e direi che quello che dice il Deo Gozzo è vero, più tempo aspettiamo e più aiutiamo il nemico poi. Va bene, cerchiamo di partire nella maniera più veloce possibile, ricordandoci che abbiamo una settimana scarsa di giada. Considerando queste, perché le pergamene che mi hai dato tu, guarda, la volpe non ha trovato qui e non conosce modi per viaggiare più veloci di quelli che già conosce. Purtroppo i cami dell'aria, se conoscono un modo per far fluttuare le persone o farle volare, non si trovano in queste pergamene. Quindi abbiamo dei cavalli? Sì, e la pergamena già con noi e il Mao Tsukai è già morto. Isawa, tu sai cavalcare? So parlare con i cavalli. Orbene, ma questo come ti salva la salute mentre stai cavalcando a tutta velocità e cadi? Non lo so. Avevo 14 punti esperienza, potevo prendermi cavalcare e non l'ho fatto. Ma dove hai imparato? Vabbè, non l'ha mai rivelato, esatto, ma la sapeva. Dice l'arco. Abbiamo una mappa? Una mappa la potete chiedere, ve la danno senza nessun problema. Chiedo una mappa allora. Anzi, è già nella biblioteca. Ok, srotolò il mappone. C'è segnato il tempio... Sì, è una mappa militare e ti rendi conto che... Prima di unirsi nel clan del ragno, comunque hanno avuto spesso modo di contendersi i territori, per cui la mappa è stata rimaneggiata più volte. E quindi su questa parte nello specifico è abbastanza dettagliata.
Allora, guardo da un punto di vista geografico, principali impedimenti per arrivare da qui al Tempio del Veleno. Beh, allora, innanzitutto il terreno è molto montagnoso e roccioso, quindi... Sali scendi. Un po' di sali scendi c'è. Per fare un chilometro, un paio di strada. Mezzo, esatto. Almeno, eccetera. C'è un fiume da attraversare, ma non dovrebbe essere troppo grosso, però comunque se non trovate un ponte lo dovete attraversare nella speranza che sia il punto dove è possibile guadare e che la corrente non sia troppo forte. E poi sai, da quello che avete visto nella prigione con il prigioniero torturato col camino dell'acqua, che comunque le difese mistiche iniziano molto prima del sì, sì. C'è un perimetro di difesa molto ampio. Ecco, io chiederò un buon arco. Ecco cosa posso chiedere. Vabbè. Sì, dobbiamo chiedere un trasporto veloce. La volpe vede molto dura. C'erano dei cavalli, soprattutto perché nessuno sa cavalcare. No, vabbè, ma non solo per quello. Forse dei cavalli addestrati. Sì, il problema fondamentale è il problema fondamentale è il tragitto. Abbiamo un guado e almeno due scalate. La scalata non è un problema. Sì, sono d'accordo. Il problema del metodo di trasporto eccezionale che può fornire la volpe, grazie all'aiuto degli spiriti del Cicusciuto, è lento. Ma funzionale. Sì. D'accordo. Non ci permette di avere una grande velocità, ma ci permette di passare. Per quanto ci metteremmo facendo il viaggio pulito? A occhio della mappa. In linea d'aria pura e basta, se non doveste preoccuparvi di montagne e fiume, in 6 giorni potreste probabilmente farcela. Quindi sono 8-10 giorni di viaggio. Perché ti muove la stessa identica velocità. Non ce la facciamo. Appunto, ti muovi alla stessa velocità, ma tagliando le montagne, sì, risparmi alla fine. E dipende di quanto ci ce la facciamo. Non sappiamo quanto ci si mette. Dalla mappa, Ida, che conosce abbastanza le zone, fa un calcolo e risparmiereste 4 giorni. La montagna più grande da attraversare, quanto richiederebbe attraversarla se si potesse attraversare direttamente, come se non ci fosse? Beh, risparmieremmo forse un paio di giorni. No, la singola montagna interessa la volpe. Un paio di giorni. Così grande? Beh, diamine, dobbiamo scalarla e poi tornare giù dall'altra parte. Allora non è possibile neanche utilizzare il metodo di trasporto della volpe. Deve essere rilanciato ogni paio d'ore. No, in 2 ore non riuscite. Dovreste comunque almeno salirne un pezzo, tagliare quello e tornare giù. Ok. No, non è... Bisogna andare a piedi. O chiedere a dei Gotsujin se ha... dei suggerimenti. Vabbè, è notte. Allora chiedo al livello adesso è notte. Quindi ci prendiamo l'ultima notte che comunque avevamo detto di prenderci. Domani mattina partiremo. Siete tutti pronti all'alba o anche prima? Va bene. Fate quello che dovete fare, arraffate quello che dovete arraffare, perché da domani mi sa che saremo da soli. Tutto quello che può servirci per il viaggio, purtroppo. Divinazione. Io prima di andare a prepararci per tutto questo faccio un giro per il castello e cerco se ci sono delle persone magari da una balconata che riesca a vedere o un po' in lontananza che stanno parlando tra di loro, non di livello altissimo ma comunque di un rango tipo cortigiani di rango medio elevato, che stavo discutendo. Ne fulmino un altro con una cannonata. fai una prova di percezione perché... Cortigiano, per sapere dove vanno di solito a imboscarsi. Sto facendo più fare una prova di culo perché in questo momento è notte, quindi è difficile giusto, che la gente sia in giro di notte. Per il palazzo del Daimyo. Cosa tiro? Posso aiutare? No, perché in Leggenda dei 5 Anelli non puoi aiutare, non è previsto. Puoi no, dire poi io che lo sto andando da solo, non se qualcuno viene no, con voi. No, perché questo si chiama proprio reversal fortune. E quando hai detto voglio fare una prova di culo, ho pensato magari un po' di culo in più gli può servire. Sì, ma io non ti ho detto niente a te.
No, se non ti vedo, ok. Se ti vedo che vai in giro a cercare qualcosa, cerco puoi, di aiutare. Puoi dargli la benedizione dei kami e la, lui, esatto, se caso può ritirare. Questo è, questo era. Quindi, ma pensa, su tre dadi ho fatto pure un 10. Quindi ho fatto 17. Ok. Grazie, Salvo. Hai la benedizione dei kami. Dopo dell'acqua. Quello che sta cercando potrebbe essere molto utile per la nostra missione. No, è che semplicemente qualsiasi cosa fai è ritiri. Vado in, a cercare. Quindi cos'era la prova di culo che hai detto? È una prova di percezione. E quando hai lanciato l'incantesimo ti sei dovuto parecchio sforzare. Immaginavo. Per trovare un kami che però ti però tu hai detto che ce n'era uno segregato, quindi mi sono ricordato. Sì, è molto incazzato. Quindi scusa, aiutaci. Cos'è percezione? Percezione. Posso liberare. Ah, perception, quindi solo ring. Solo ring. E posso ritirarlo in caso? Sì. Uno lo puoi ritirare. Un dado? Sì. 20. Sì, c'è una giovane coppia di cortigiani che è appartata in un angolo e sta. Di cosa sembra? Stiamo parlando di cose amorose oppure parlando... di cose amorose? Parlano, cose parlano. Amorose. Allora è più bella lei o sta lui? Sta per succedere qualcosa che mi fa ridere. Chi è il più bello della coppia? Non è so chiaramente cosa. Lui il più bello. Più bello è il più bello della coppia. Aiuto. Allora mi metto in un angolo. Mi giucchio la piccola pergamena che mi sono presa dalla biblioteca. Per vedere come funziona bisogna fare i test. Rotolo e provo a entrare in sintonia con gli spiriti del vuoto. Che qui abbondano. Sì, infatti. Beh, vuoto sì. C'è un po' dappertutto. Ok, preciso al punto. E in un minuto, c'ho un minuto di tempo, in questo minuto, quando vedo che sono fermi un attimo nel parlare, io sussurro a bassa voce. E comunque ti ho tradito perché lui ha la spada più lunga. E glielo faccio dire a lei con la sua signore, voce. Signore Dio. Io sapevo che stava succedendo questo. In quel momento vedi un po' meglio la scena, perché erano un po' in ombra, non capivi bene. E il tizio esce. Dice che lui non sa niente fino a che non lo dice, quindi il tizio esce un po' più dall'ombra tenendo la ragazza per le spalle. Vedi che ha Kuseki con una parrucca in testa. La ragazza? No, il tizio. Ok. E guarda la ragazza e dice: non c'è assolutamente problema, io domani me ne andrò. Rilancio. Oh, la nostra tradizione. La diretta sulla diretta. Lo rilancio. Cos'è che è stato chiuso 2 giorni con Isawa? Sì, infatti, esatto. Adesso tromba anche i mobili. È un grande classico. Si è messo una passato apposta. E se vuoi fare e un secondo loro, dammi un secondo. Dammi un secondo che penso a cosa dire mentre loro fanno qualcosa loro. Vabbè, voi dovete fare qualche cosa di particolare? No, io penso proprio di no. Io metto a posto le cose che mi servono per partire. Anch'io volevo fare una divinazione, ma al mattino presto, tipo alzarmi 10 minuti prima. Io conosco bene Kuseki. Beh sì, da anni. Quindi vorrei chiederti se posso fare una prova di o cortigiano o sincerità per capire qual è la cosa che è detta da Kuseki e creerebbe una reazione della ragazza che Kuseki odierebbe a morte. Tipo sai, un po' o umiliazione o pietà, oppure una cosa che Kuseki non direbbe mai perché si sentirebbe umiliato un po' o qualcosa del genere. Ok, fai una prova di cortigiano. Era una volta sola la cosa che potevo ritirare tua? Ogni round, poi non so se tipo... No. Per round sarà tipo in combattimento. Sì, ma avrà una durata. Sì, sarà già finito, cioè nel senso, se è una roba che fai... No, è già finito seguito. Perché l'ho usato comunque prima. Cortigiano, 3 più è su... Awareness. E spendo un punto vuoto.
Perché sto usando il vuoto, sì. Sì, comunque dura 3 round, quindi... Quindi, bravo. Beh, un po' meglio, no? Beh, visto che tanto tengo 4. 15, 22, 26. Allora, conoscendo bene Akuseki e soprattutto avendolo visto negli ultimi tempi, dopo aver scoperto tutto quello che avete scoperto di lui, di Akuseki, probabilmente la cosa peggiore che potresti fargli dire... Deve essere una frase massimo. Sì, sì. La cosa peggiore che potresti fargli dire è che adesso non ha voglia. Quindi la cosa che gli dica, sbiglio, mentre lui la sta tenendo... cercando di portarla da qualche parte. E lei gli ho fatto dire? Che l'aveva tradito. Ah, sì, era la sua spada era più lunga. Era la sua spada più lunga. Beh, grazie per avermelo detto, comunque non avevo voglia. Senti un sciac in faccia e la ragazza che corre via e piangendo. E io vado via. E la ragazza che corre via piangendo. E Akuseki che si tiene la guancia. Dove già aveva ricevuto la mazzata. Ammazzato di da che io me ne vado. Che bello, che bella la vita di Akuseki. Povero Akuseki. Smetterà. Anzi, però di me ne vado via saltellando. Tipo. Ok, funziona, perfetto. Smetterà di venire in giro. Chissà se il daimyo. Vabbè, vado a dormire. Se lo fai il daimyo, probabilmente c'è un demone che ti risucchia negli inferi. Però puoi provare. Beh, in questo momento nella testa di Kitsune, il suo sogno estremo che poi non farà mai è usarla su suo padre. Eh certo. Però non lo farà mai. È come... Ci pensa poi quando arriva lì, dice... No. E va a dormire soddisfatto. Andate tutti a dormire. La notte continua a essere abbastanza agitata, tranne per Isawa, che tutto sommato è preoccupato per quello che è successo. Però è anche vero che Xiang non è il tuo migliore amico d'infanzia. Ti dispiace, ma fino a un certo punto. Non hai altre cose terribili rispetto che ti... la sua decisione, perché se è stata la sua decisione la rispetto. Poi non hai cose particolari che ti penzolino sopra la testa con una spada di Damocle, quindi no. Tu riesci a dormire abbastanza tranquillamente. Kitsune è stanco, dorme, però è quel sonno stanco che è difficile da riposare, sì. Bene, io sono un po' preoccupato per Xiang, ma neanche troppo, perché se ci ha messo 30 minuti per andare e tornare dai territori della volpe, vuol dire che qualsiasi cosa facciamo, lui ha già fatto quello che doveva fare, o è vivo o è morto. Non è che abbiamo possibilità di fare qualcosa. Il problema è perché non torna. Perché magari non lo può più usare. O si è perso nel vuoto. Per esempio. Tu sei un po' consumato ancora dai sensi di colpa, purtroppo. E anche il tuo sonno non è particolarmente piacevole, anche perché questa assenza totale di Kami e con la presenza solo... del vuoto intorno a voi, sentite molto i vostri stessi pensieri che certo. Riecheggiano e riverberano anche nei sogni, quindi tutto ciò che provate e pensate nei sogni è amplificato. Questo spiega fra l'altro anche l'atteggiamento di Xiang, probabilmente lui che era particolarmente legato al vuoto già da prima ha risentito ancora particolarmente di, più. Di tutta questa influenza del vuoto. Al mattino sentite ovviamente che il castello e la città intorno al castello si sono già animati di buona mattina. Stessa cosa noi. Divinazione. Isawa voleva fare 10 minuti prima. No, sarà un bel viaggio, tranquillo, non vi preoccupate. Fantastico. Purtroppo anche per la divinazione avresti bisogno dei kami che qua non ci sono e quindi, come vedi, i risultati sono scarsi e pessimi. Va bene, io prima di metterci in marcia guardo lo stato della giada, giusto per capire. I tuoi conti tornano. La finirete prima di arrivare là, se okay. Non riuscite a trovarne altro. Okay. Ma perché continuiamo a bere il tè? No, il tè ce l'ho io, 4 dosi, esatto. E me le tengo molto strette. E perché dobbiamo finire la giada in che senso? Perché la giada si consuma man mano che procedete nelle terre d'ombra, consumata dalla corruzione stessa delle terre d'ombra. Madonna. Sì. Invece che tè si consuma la giada.
La cosa positiva è che negli ultimi 3 giorni che siete stati qua si è consumata quasi per niente. Perché comunque dai Gozu pare aver fatto un gran lavoro di pulizia. Di ingiadamento e pulizia. Soprattutto di pulizia. Come ha spiegato una volta Kitsune, esistono degli incantesimi che permettono di purificare una zona lasciandola quasi morta, ma la purificano. Sì. E probabilmente è il motivo per cui non ci sono kami da queste parti. Ok, che hanno spazzato via tutto. Ok, quindi proprio nuclearizzato la zona. Sì, okay, esatto. Perfetto. Va bene, avete qualcosa da chiedere al dai Gozu Jin-sama? Non volevate chiedergli dei cavalli? Io sono abbastanza scettico sulla questione dei cavalli. Anche la volpe. Io non saprei portarne uno di cavallo. Però, se Isawa desidera fare questa richiesta, nessuno di noi si metterà in mezzo. Magari potrebbero uscirne cose buone. Di avere un cavallo potrebbe essere utile anche solo per portare pesi o per necessità di fuggire. Magari anche uno solo, se vogliamo andare a piedi è comunque utile. Beh, proviamo a chiederlo. Tanto dovremo comunque salutare il daimyo prima di ripartire. Mi spiego che avremmo... La volpe poi è una proposta, ma bisogna considerare la logistica della cosa. Potrebbe funzionare come non funzionare. Vabbè, io gli spiego che abbiamo una richiesta. Intanto aspettiamo se, che se non è troppo chiedere un cavallo o... Che poi sono dei pony, praticamente. Il cavallo Rokugano. Esatto. Sono dei pony per aiutarci nel viaggio, ovviamente, se ne fosse in possesso. Dai Gozu è nella sua stanza dove aveva accolto tutti gli altri. Tu è la prima volta che vedi questa stanza, ma è una stanza come tutto il resto che hai visto, abbastanza austera e vuota. E il daimyo siete in 6. No, in 5. Perché eravate in 6 con Sensi e Kakita. Sì. Siamo in 5. Potresti anche lasciare indietro qualcuno se caso. 35. Kakita viene, però a Kuseki se non è proprio necessario non è. Kuseki è una spada la sa usare, sempre meglio. Sì. Però ci Kakita può anche raggiungere. Poi, tu chiedi cavallo. Poi a Kuseki è il nostro uomo ossidiana, quindi. Quello sì, quella è la vostra fregatura. E i falcetti ce li abbiamo ancora noi? No, no, ce li siamo. Quindi ti lascio immaginare che cazzo di cosa. L'unica cosa che abbiamo adesso è in grado di uccidere il Mautsukai è... Dunque, colonne di ossidiana, armi di ossidiana, lui, va bene. Cioè. Oddio, potreste cercare di distruggere un pezzo di colonna e usare quello per uccidere il Mautsukai. Grande, sì, infatti, potrebbe essere un grande piano. Comunque, Dai Gozu ti dice... Chiedete tutto quello che vi posso dare e sarò felice di fornirvelo. Un cavallo non è assolutamente un problema. Anche 2 cavalli potrebbero esservi utili, perlomeno per portare le provviste, esatto, le armi, l'armatura e rendervi più veloce il passo. Bene, allora accettiamo la vostra gentilissima offerta. Se sono disponibili, li useremo sicuramente. Andiamo più veloci comunque. Andiamo un po' più veloci. Andate un pochino più veloci. Potreste andare a cavallo, li usiamo come... Potreste guadagnare un ulteriore giorno rispetto a quello che avevate. Facciamo preventivo. Anche un po' meno fatica. Se lui è l'armatura, i cavalli gigante di Giada lo mette sul cavallo. Beh sì. Sono cavalli di Giada, vero? No. No. Sono cavalli normali. Con l'armatura di Giada. Vabbè. Dai Gozu, se tirate fuori la questione Giada... Guarda, io praticamente gli dico, in questo modo potremmo guadagnare anche un giorno, visto che la nostra Giada si esaurirà presto. Esatto. Se lui ce l'ha, lo capisce da solo. Purtroppo posso aiutarvi solo fino a un certo punto su questo frangente. Capiamo, naturalmente. La Giada è estremamente difficile da recuperare da queste parti e l'unico luogo è di un'altra famiglia, e guarda Ida. E si trova comunque a parecchi giorni da qua. Sicuramente farò in modo che i cavalli riescano a resistere il più lungo possibile. Potrebbe dare una mano anche a voi, però purtroppo la quantità di giada che posso
fornirvi è limitata dalle mie stesse risorse. Capiamo. Capiamo benissimo. Bene, io direi che è tempo di partire allora. Quello che è stato detto è stato detto. Proverbio. E ci dici tutto? Sì. Ok, avrei bisogno di parlare con anch'io con una persona, poi la volpa bisogna. Tempo parlare. Delle parole è finito. No, è dobbiamo agire in fretta. Beh, se vuoi, abbiamo parlato tutti. Che parli anche la volpe. Parli anche te, va. Prego. Cerco in giro se c'è un esperto sulle terre d'ombra. Chiunque da queste parti. Il più esperto dal punto di vista tecnico-scientifico. Sostanzialmente uno Shugenja. Uno Shugenja. Specializzato. Eccomi. Dimmi pure, volpe. Ok. Se lo sento parlare di questo, io vado. Come posso aiutarti? Con la giada che abbiamo. Quanto tempo secondo te non utilizza la giada? Aspetta, funziona per cacchi suoi? Cioè, se tu lasci un mucchio di giada nelle terre d'ombra si corrompe o solo se va su qualcuno? No, si corrompe lo stesso. C'è un modo per non farla funzionare? Tipo, sai, la classica custodia di piombo o qualcosa? Fai un tiro di conoscenza. Ci sta. Questa è una, poi ce ne stanno altre due più tecniche. Questo forse Ida lo sapeva, ma hai deciso di chiedere a Esaua. Esatto, e ho fatto uno e uno. Vanno per settimane le terre d'ombra. Gli scout sì, vanno per settimane le terre d'ombra. E tu hai fatto lo scout? Eh sì. Fa parte dell'addestramento. Quanto hai fatto? 15. Boh, ne hai idea. Forse? È possibile. Tuttavia ritengo che dovresti porre questa domanda a Ida. È vero, anche loro ogni tanto vanno in giro da lì, non stanno sempre sul muro a non fare niente, a grattarsi. Giusto. Io Ida. Non userei queste parole. No, di fianco a lui. Ah, bene. Ida, dimmi. Sama. Intanto mi gratto. Ida-o. 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 C'è un modo per non far consumare la giada, ovviamente... Me coglioni. Ho fatto meno di lui. No, un esperto. Mi sembra quello. No, vedete perché la volpe con il suo primo istinto, che è quello del cicusciuto, voleva cercare qualcuno? Perché voi siete delle brave persone. Ma sei tu che sei venuto da noi. Ma non avete le risposte. Se non avevi bisogno di noi, dovevi andare. Ah, beh, lì invece sì che andate di bene, eh. Quant'è? 18. Ah, dai, nessuno qua sa se esiste un modo. Vivono nelle terre d'ombra, Chris. Loro nuclearizzano per non usarla. Esatto. Non hanno questo problema. Loro spazzano via i cami. E visto che io non sono l'unico che non ha tirato, posso andare a fare una ricerca? Sì, in biblioteca. Ok. Perfetto, quindi partiamo a mezzogiorno. No? Come le mie ferie di domani. In teoria devo partire a una certa ora, ma so già che partirò almeno 7 ore dopo. Cosa faccio? Quindi... È una prova di... Conoscenze? Conoscenze. Vai Roberto, dacci un brivido. Ho fatto più di tutti però, 18. Ah no, a pari con le varie esperienze. Lucky! Ho fatto 18, non lo sapevo. Vai. No, non uso la... No dai, per sta strozzata qui no, dai. Ci aspetta un viaggio d'inverno. Però scusa, questa è una domanda al master. Come fa a funzionare in questo modo? Se lui c'ha un chilo di giada, io un chilo di giada e un chilo di giada, ci dura tutti una settimana. Ma il problema degli elementari. Ma se lui c'ha 10 chili di giada, gli durano comunque una settimana? No. E com'è possibile? Senti, la giada si consuma il giusto che si deve consumare, non di più e non di meno, perché è magica. Ma quindi io me la immagino così. Appunto, ma quindi non cambia niente. Se hai un chilo, 10 chili. Eh no, la quantità di giada ti allunga la possibilità. Quindi deve essere legata a qualcosa a cui toglie la corruzione. No. È come se fosse un grosso masso che mano a mano si comunque consuma, perché intorno non c'è nient'altro. Ne stiamo parlando in viaggio, eh. Ne stiamo parlando lì. No, allora io non parto, la volpe non parte finché non è chiara questa cosa. Non abbiamo giada per arrivare fino a lì. È un suicidio. Roberto, mettila in questo modo. Un grammo di giada purifica un grammo di corruzione. Quindi se c'hai 10 kg di giada, purificherai 10 kg di corruzione. Allora, esperti. Quanta
Giada, hai ancora una domanda? No, ne ho, la volpe ne ha quante ne vuole. Non sei tu a dover decidere quante domande faccia, fa la volpe. Se tu vuoi partire, parti. Vai. Non posso partire senza di te. E allora stai in silenzio. Sei troppo importante. O rispondi a domande importanti. Che in questo caso sei stato più inutile di Akoseki. Che tra l'altro, stavo dicendo, una voce del vuoto dice che assomiglia sempre di più ad Ataru Moroboshi. Sì. Si sta esatto evolvendo in Ataru Moroboshi. Con la Giada, Ida. Sì. Se tu dovessi averne un quantitativo che non ti basta per un giorno. Lo so, sì. Provo a tirare. Quanto potresti essere sicuro di non venire corrotto? Quanto è il minimo quantitativo di Giada che ti serve in un giorno per non venire corrotto? O in una settimana? Quello sai che dipende anche. Aspetta, facendogli l'esempio di questo. Se io ti do, se tu hai 10 kg di Giada con te, se ne consuma magari un 29. Chilo al giorno. Ma se tu hai 10 kg di Giada e poi quei 10 kg di Giada li dai a qualcun altro, cioè ogni quanto te la puoi scambiare per ottimizzare il fatto di 2 settimane di viaggio per non venire corrotto? Ma il punto... No, non puoi ottimizzarla, è un rapporto lineare. Per allungare la possibilità di essere coperti dalla Giada, tu mi dovresti dare la tua Giada, non partire e partire solo io. Punto. No, tu parti, parto sì. Anch'io e assorbo un po' delle terre d'ombra. Sì. A metà giornata tu mi dai tutta la tua Giada, sì. E tu assorbi quella metà. E quindi con un giorno abbiamo assorbito entrambi metà giornata di terre d'ombra. Che è la stessa cosa di andare dritti e poi assorbirla tutta intera alla fine. Beh... No, perché la volpe è in grado di utilizzare un potere che ti permette di essere praticamente immune alla corruzione. E questo, ma dura solo poche ore. In quel caso noi risparmieremo la Giada. Sfrutteremo il suo incantesimo per risparmiare. Allungheremo la vita della nostra Giada. Sì, tutto esatto. Lì. Quindi se io riuscissi a fare un 6 ore per 4 persone, cioè più o meno, quanto dovrei coprire con l'incantesimo per arrivare lì che abbiamo finito tutto? Considerando che la notte di solito facciamo il sigillo che non ti protegge dalla corruzione in sé, ma un po'. Ah, dato che Isawa aveva fatto un bel tiro sull'ultima domanda che avevi fatto. Sì, 29. Lui fa un rapido calcolo, sapendo anche più o meno di che cosa stai parlando tu. E con lanciando, se riuscite a lanciare l'incantesimo tutti i giorni su tutti e quattro, potreste arrivare con almeno metà della Giada ancora intatta. No, tutti i giorni per tutti e quattro, ma è impossibile coprire 24 ore, ne posso coprire 4-5 al giorno. Sì, ok, ma tutti i giorni per ciascuno. Per tutti. Ok. Dovreste arrivare con ancora circa la metà della Giada. Quindi potrei farne anche un po' di meno. O averne abbastanza per tornare indietro. Dovrete anche tornare indietro. Una volta arrivati al Tempio del Veleno, non restate al Tempio del Veleno, spero per ma voi. Ma al Tempio del Veleno non ci possiamo portare dietro l'ossidiana, non assorbe quella? Quella è solo per uccidere la roba? Sì. Sì. E intanto ti fa impazzire, quindi... Sì. Potremmo essere coperti, ma... Vediamo. Vabbè, quando abbiamo intrapreso questo viaggio sapevamo che c'erano dei rischi. Faremo in modo di cercare di rischiare il meno possibile. È stato meglio far venire l'esercito. Ah, certo. Una bella invasione in piena regola è proprio quello che ci vuole adesso per l'impero. Sì, sì. Beh, i nostri compagni del ragno ci avrebbero aiutato. Sì, ma il problema non è quello. Sembra un po' una missione suicida, ma d'altra parte i Nue sono qui per questo, a quanto pare. Il problema, Kitsune, è questo. In questo momento io credo che l'imperatore non sia assolutamente in grado, a causa della divisione tra clan, di mettere insieme un esercito. Il ragno, io suppongo che non sarebbe così felice di vedere marciare sulle sue terre e sui suoi segreti lo scorpione, certo. Il leone e tutti gli altri che stanno dietro il muro, compresi noi granchi tendenzialmente. Fino adesso non ci siamo quasi mai nemmeno parlati. Diciamo, Ida, più che altro che secondo la volpe non siamo le persone più adatte per fare questo, viste sia le risorse che effettivamente la nostra forza, soprattutto ora che Xiang probabilmente si è perso nel vuoto da qualche parte perché si è affidata alla sua tracotanza e arroganza di poter far tutto da solo. È verissimo, il problema fondamentale è
che in questo momento non esiste nessuno, credo che sia adatto per fare questa roba. Di solito è sempre così, no? Certo, è il motivo per cui si creano dei gruppi come i lupi, o chiamali come vuoi. I lupi sono morti. Verissimo. Un sacco di altri animali sono morti. Anche perché i lupi in questo momento... Torno a dormire, così riposo ancora di più. I lupi in questo momento hanno perso... Svegliatemi quando partiamo. Hanno perso le zanne. Se fossimo stati dei nue avremmo altre armi. Va bene, quello che vuoi. Hai pienamente ragione, contemporaneamente non possiamo stare qui a discuterne all'infinito, quindi se vogliamo partire partiamo, ma chi non vuole partire perché teme la corruzione ha facoltà di non partire. Ognuno scelga, fra pochi minuti ci mettiamo in marcia, chi vuole partire. E io comincio a caricare armature, armi, bagagli e cazzi sui cavalli. Ma cos'è che si presenta di fianco a te? Ancora un po' il segno della sberla della notte prima, ma ti dice: io non posso fare a meno di venire. Se viene a Kuseki, è mio dovere. Figurati se la volpe può esimersi dal venire, anche perché senza la volpe si morireste tutti dopo due giorni di viaggio, quindi. Soprattutto a Kuseki, che a quanto pare rischia di morire anche qui. Cosa hai fatto alla faccia? Non è niente. No, ho visto di peggio. Lo specchio? No, davanti a me. Tu c'è lo specchietto. C'è ancora la faccia disegnata, un po' smacchiata. Bene, allora visto che siamo tutti d'accordo, possiamo partire. Che dite? Certo, posso provare a cavalcare. Puoi provare a cavalcare. Così se cado... Ah, per cavalcare a questo punto dovete semplicemente farmi una prova di agilità. Dai, dai, vaffanculo, se ne frega. Spendo un voglio. Però avete solo due cavalli, quindi... Io non provo a cavalcare, tanto non ci servono i cavalli. Guardo loro attentamente. 8, 12... Perché hai tirato 4 dadi? Perché ho speso un voglio. Ah, ok. Non avevo sentito. 15. Riesci a stare abbastanza dritto sulla sella? Al passo. Al passo, sì. Piano piano rimango sopra. Cioè. Sì, io evito perché tanto. L'unica cosa è che è una posizione estremamente scomoda per una non abituato. Quindi. Ma infatti lo faccio carico. Per abituarmi adesso. Perché se ci fosse bisogno di farlo, almeno l'ho già fatto. No, questa è un'ottima idea. Però ti rendi anche conto che per evitare poi di rimanere bloccato stasera, sì, no, dopo ti un po' dai al massimo un'ora di cavalcata. E poi fra l'altro a livello di meccanica è inutile, perché non è che guadagni, però vabbè. No, anche perché pieno, nel ruolo è pieno di sacchi, zaini, sacchi a pelo. Sì, sì, no, però vabbè. Cioè, infatti il cavallo va abbastanza. Cerco di abituarmi e di imparare durante la giornata. Vai. Io seguo a piedi. Va bene, anch'io. E partite, vi avviate... Ah, tu non volevi un arco? Eh sì, ma me l'ha dato, penso. Non so, sì. Io gliel'ho chiesto. Non so se... Ti hanno fatto trovare insieme ai cavalli anche l'arco. Io recupero e la 10 spada. Frecce. Tu sai quanto fa di danno? Così me lo segno. Dipende dalle frecce che ti ha dato e dammi un attimo il manuale, perché dovrebbe essere... se, non se, ricordo male, se non ricordo male dovrebbe essere aggiunti i riflessi al danno del... Abbiamo una mappa, vero? Certo. Io comunque recupero la spada e poi quando stiamo per uscire mi fermo un attimo, mi giro, guardo verso il castello di Dengozu, faccio e poi mi rigiro e seguo loro. Che malinconia. Io non mi giro affatto. Il luogo sono... il luogo dei sogni proprio. Sono il castello di Dengozu. I sogni sono desideri, giorni. Ma non in questo posto. Purtroppo. No. Questo posto è tutto perché è desiderabile. La strada è abbastanza lunga, ma avendo una mappa perdersi dovrebbe essere difficile. Molto difficile. Non impossibile, però molto difficile. Chi vuole fare un bel tiro per vedere se arrivate sulla strada giusta? Tiro di? No, sì. Beh, può essere di conoscenze. O può essere di anche di cacciare, perché comunque andando a caccia dove siete abituati a cercare
in sentiera a cercare le tracce. Sì, io vado su caccia. Vai tu, va. Vado io? Beh, una merda come prima. 16. Ok. Allora, ti ha dato 10 frecce. Taglia carne. Oh. Fanno 2k3 di base, più ci devi aggiungere riflessi, quindi è 5k3. Di danno, fanno malissimo a tutti quelli che non hanno... Vabbè, me ne ho solo 10 di questa roba qua, me ne ha date lui, però che è una figata. Fa male le frecce, cazzo. C'è l'arciere che sì, fa malissimo, vero, in classe. Sì. E ti dà anche 10 frecce perforanti. Perché le tagliacarne funzionano benissimo sui poveretti e sulle creature che non hanno armatura. Ma diventano inutili su qualunque cosa abbia armatura, perché raddoppia la difficoltà del tiro. Quindi. Però invece quelle perforanti fanno meno danno perché fanno 4k1, però ignorano l'armatura. Quindi arrivano. Io questa mattina diamo la giada a tutti tranne me e Ida. Va bene. E io provo a lanciare l'incantesimo con di base. Allora, c'ho un raise gratis perché è della terra. Quindi i raise mi servono solo per le ore. Prima fate un tiro per vedere se vi corrompete. Potreste anche non corrompere. Cos'è sta storia? No, ma devo fare prima la protezione perché mi dà un vantaggio al tiro. Ah, ok. Vai, vai. Ah, okay. Sì, sì, dai, no, la protezione è quella, non no, è che detto, ti rende immune. Lancio l'incantesimo, ma non avevo capito della protezione. Ah, ok, sì, sì, sì. Quindi io e lui c'ho un raise gratis, dura un'ora e quindi prendo 4 raise per farlo durare 5 ore. Ok. Sarà... Quindi lo aumenti di 20. Aumento di 20, la difficoltà è 15, 35. Minchia. Tengo 5 però. Essendo della terra non hai un raise gratis? Sì, è quello per farlo a lui, sennò sarebbe... Ha un altro in più ancora. Okay. Bravo! Bravo, bravo! Peccato che i raise non li puoi richiamare dopo. Beh, cazzo. Bravo però. Ti ha dato benissimo. Figa. Sì, direi di sì. 16, 25, vabbè, 33, tanto. 18, 51. Quindi e te, per la corruzione, per 5 ore, tutti gli incantesimi del Mao contro di noi hanno più 15 di CD nel lanciarli. Okay. E abbiamo più 5k5 contro la corruzione. Va bene. Ok. Iniziate ad andare verso nord, praticamente. La benedizione del corvo. Vedi che i corvi, che erano l'unico animale che si sentiva nel palazzo di Deigozu, alla c'era fine. C'era da qualche parte, quindi era. Fate un bel tiro di... Stamina? Cos'è? Per resistere alla cosa dovrebbe essere, sì, un tiro... Dove diavolo è finito? Mi mostri probabilmente. The Shadowland Taint. Allora, la difficoltà, dato che state semplicemente viaggiando nelle Shadowlands senza Giada, è 10. Mm-hmm. Ok, su stamina. Ecco, ed è un tiro di scusa. Terra. Ah, ok. Puro. Terra mio. Va bene. Quindi noi aggiungiamo 5k5. Sì. Sti cazzi. Vabbè, non possiamo fallirlo. No. Quella, madonna. Allora non facciamo tutti uno sui 5, però più 3 di stamina, no? No, che era? È solo terra. Terra, 3. Terra, 3 8. Quindi 8k8. Ma voi avete 3 in terra? Sì. Anch'io. Ma tu non devi tirare, tu hai la giada. Ok. Siamo noi. Anch'io sono riuscito a fare un 10, quindi... Dobbiamo fare tutti uno. Esatto. Per fallire. Boh. E un 2, tutti uno e un 2. Ok. Ci rimbalza la corruzione. Vai. Il primo giorno passa abbastanza uneventful, come dicono gli inglesi. Mm.
Il terreno inizia a farsi un po' roccioso, ma non è ancora una vera e propria montagna, è semplicemente leggermente. Secondo salito. Giorno, tipo, già la prendiamo noi e non ce l'hanno tipo Izawa e Kakita. Posso cercare la riuscita a lanciare. Fatta la grande. Posso fare un tiro per vedere se tracce di bestie, animali, roba schifosa che gira in questi posti. Sì, cacciare. Un tiro di cacciare. Domanda. Mano a mano che avanziamo sentiamo cadere l'assenza dei kami, cioè il fatto che la nuclearizzazione del ragno. Al secondo giorno gli Shugenger riescono di nuovo tornano a percepirli. Ok, allora vediamo con caccia se ci sono animali nei paraggi. 9, 9, 18, 18 e 4, 22. Allora, animali da cacciare, in generale. Animali da cacciare piccoli ce ne sono. Sai che hanno in genere vita molto breve, quindi anche se non li cacciaste probabilmente li trovereste morti e uccisi. Corrotti, schifosi, esatto. No, in genere gli animali piccoli non riescono nemmeno a diventare corrotti, okay. Muoiono, se li mangiano. Muoiono prima, uccisi da bestie più grosse che sono diventate. L'hai ripescato con le mani? Sì. Ci sono le piante, se vuoi dar da bere alle piante, sì. Nel frattempo mi fa un piacere. Vedi che ci sono anche tracce di bestie un po' più grosse, che potrebbero essere degli animali, tipo qualche cinghiale che è stato corrotto. E okay. Se avete presente Mononoke? Sì. Il cinghialone corrotto di Mononoke. Accidenti. Quello è pericoloso, però. Quello è pericoloso, ma sapendo più o meno dove hai visto le tracce, potete aggirarlo senza problemi, a meno che non vogliate andare a caccia di questa bestia. Ma anche no. Volete andare a caccia di un cinghiale corrotto? No. Cioè già sarebbe problematico un cinghiale normale. Non sento questa necessità. Giusto per... Ok. Quindi anche il secondo giorno passa abbastanza tranquillo, ma vediamo se... Izawa viene corrotto, perché giusto. Se non viene corrotto non c'è nemmeno bisogno di lanciare l'incantesimo. Esatto. Izawa e Akuseki. Spenderò anche un void. Vadino. Come si fa? Earth 3? Più quello che ti dà l'incantesimo, che dovrebbe essere 5. 5, quindi 8k8. È quasi impossibile. Beh, allora non spendo neanche il void. Ho fatto anche un 10. Io ho fatto in 10. Allora basta. Siete già passati. Che figo sto incantesimo. Molto potente. Il terzo giorno la strada inizia a farsi un po' più in salita. Siete contenti di aver ottenuto due cavalli che portano il peso per voi e che quindi non vi rallentano nella salita. Il problema è che diventa sempre più imperativo cercare di evitare grossi animali corrotti che ruzzolano giù dalle pendici della montagna. Quindi se vuoi rifare un altro bel tiro di caccia... Potrebbero esserci degli attacchi, tipo... Mamma mia... È su un sentiero, se si spaventa il cavallo e corre via, investe qualcuno e qualcuno vola di sotto. 15. Cosa stiamo facendo? È il terzo giorno. Terzo giorno cominciamo a salire. Gli animali corrotti potrebbero essere un po' di più rispetto ai giorni precedenti. Più che altro sono più pericolosi dei giorni precedenti. Perché essendo... Ha fatto la prova di corruzione lui. Sì, erano passati tutti e due. Questo giorno Akuseki. Kakita. L'hanno già fatto lui e Akuseki. Quindi Kakita e io. Kakita. 10 danni. Però capperi. Non uso l'Aki, lo lancio un altro incantesimo. Scusa, non eri arrivato a 10? Sì. No, era l'incantesimo. Ah, l'incantesimo. Ok, questa volta l'ho passato e quindi la prova la devono fare Kakita, che ha tirato e ha fatto un dozzilione. E io. Che vabbè, con K5. Okay. Vabbè, via, passato pure tu. Quello che dicevo, che gli animali non sono necessariamente di più, però sono più pericolosi, perché iniziando a salire sui sentieri della montagna è più facile cadere di sotto. Esatto. E poi i mostri in montagna hanno un grado di sfida più alto di solito di quelli. Sì, soprattutto in Final Fantasy. Madonna, veramente, cazzo, cosa ho mai ricordato? Che bestemmie! E noti... L'ultra raro, lore! Esatto. Noti che se è sempre lo stesso, viaggia parecchio.
oppure sono diversi cinghiali che sono stati corrotti, mm-hmm. e diventa molto facile vedere dove passano qui, perché sradicano ovviamente i pochi arbusti che ci sono, lasciando proprio delle tracce. Sembra quasi di una strada. Sì, ma non è solo lo scavato, è proprio che il terreno stesso diventa nerastro e sembra ricoperto quasi di pece. Quindi la scaricano in un certo senso, accidenti. Quindi vi tenete il più lontano possibile, soprattutto i cavalli. Queste cose, soprattutto i cavalli. Domanda. Si riesce a capire se sono lì in maniera casuale o in un certo modo ci stanno venendo dietro? Allora, da quello che vedi, delle tracce che ci sono in giro, no, non vi sembra che vi stiano seguendo. Ok. Anche perché, ripeto, se è uno solo, viaggia troppo e l'avreste notato. Ok. Tu ce l'hai ancora il ward, quello lì ad area? Ward, quindi of ogni notte lo facciamo, ne facciamo due. Potremmo farlo quando dormiamo, sì. Sì. Ne copiamo di più. E se invece sono di più, come è più probabile, mm-hmm. vuol dire che probabilmente sono anche meno attivi, se no vedreste molte più tracce, certo. di quelle che già ci sono. Ok. Terzo giorno passa tranquillo. Kitsune è stranamente silenzioso in questi giorni. Persino Akuseki, che comunque cerca sempre di scherzare, tirare sul morale, non è tanto portato alle sue solite battute. Quando fai razionamento. Mi rendo conto che sono. Cioè. Per me magari è più naturale il luogo dove mi trovo, per loro invece è scioccante. Il giorno dopo. Un giorno. Diciamo che sono giorni difficili. Ok, e devono fare la prova Ida e Isawa col 5K5. Due 10 e 2 9. Questo incantesimo è facile. Sì, il problema è che farlo durare tutto il giorno. Ci riuscirei su di me e basta. Vai. Usandone un paio. Fai di nuovo il tiro di caccia. Guardaci 2 e 10, poi ti tocca. Ti tocca la creatura dell'ombra e la CD è 40. Scusa, eh. Ho fatto un 29 di base. 39, 43. Allora ritiri quel 10, eh? No. 44. È un 1 o un 10 quello? È un 1, questo qua. Vedi che mano a mano che salite, le tracce si fanno sempre meno numerose, ma c'è scritto 10. Sempre più grosse. Quindi, più grosse. Che impronta è? Non è più l'impronta di un ungulato. È sempre un ungulato, ma non ti sembra un cinghiale. Sembra più un grosso cervo. Ma molto grosso. Tipo alce. Lo zoccolo sarà largo come questo. Una coso di uno zoccolo. È un cervo di God of War. Ecco, sì. È il cervo della principessa Mononoke. Ah, ok. Fischia. Domanda: quanti giorni mancano ancora all'arrivo? Siamo al quinto. A metà. Ah, siamo okay. a metà del viaggio. Quindi, volendo, se possiamo, dobbiamo spendere tutte le nostre risorse. Poi ci abbiamo il giorno dopo, quasi sicuramente. Sì, sì, certo. Vabbè, io avviso loro che l'impronta è leggermente fuori misura. Beh, dovremmo essere in grado di vederla a distanza, no? Di prestare altissima attenzione. Dipende. No? Perché la cosa dipende, uno zoccolo così? Uno zoccolo così potresti sentirlo arrivare, ma potrebbe arrivare lateralmente. Potrebbe arrivare da dietro, potrebbe arrivare... Sì, ma sarà grosso quanto un piccolo granaio. Sì, il problema fondamentale è che... Quando un essere di questo tipo ti carica, tu senti vibrare il terreno ma non capisci la direzione. Ah, beh, c'è sempre giù. Ah, certo, se poi ti passa sopra è bellissimo giù. Sono zone dove ci si può nascondere dietro un masso, è deserto. No, deserto non è deserto. Qui non è giù, è sotto. È una montagna non troppo alta. Adesso in questo momento siete a poco più che una collina. Però è abbastanza roccioso. Ecco, io praticamente procedo tirando ogni tanto defense.
Cioè, ogni volta che vedo un nuovo, fai un tiro di difesa. Un nuovo paesaggio, mi do un'occhiata dove ci si potrebbe nascondere. Fai un tiro di difesa per la giornata. Esatto. Io guardo Kitsune e gli dico: è un'ottima strategia comunque. Se senti che vibra, vai sotto. A meno che non arrivi da sotto. Ho fatto un bel tiro. Oh, li sentiremmo se arrivassero da sotto. Avremmo già delle corrotte. No, avremmo già delle cose piantate nei coglioni. Tipo, se a un certo punto sento un mi lascio andare alla volgarità, capisco che sta arrivando qualcosa di grosso e dico loro: da quella parte so dove andare. Ottimo. Noti anche un'altra cosa: per le impronte che ti fa notare Ida, il sentiero che state seguendo adesso dovrebbe essere abbastanza sicuro, perché ti sembra che l'abbia usato solo per arrivare più in basso. Non sta seguendo il vostro stesso percorso. Okay. Se lo dovessimo vedere, qual era il nostro obiettivo? Evitare di affrontarlo. Perché se si trova entro 200 metri, la volpe potrebbe fare qualcosa. Se volessimo evitare di essere inseguiti. Sì, se non possiamo più evitarlo, ok, però... Entro 200 metri, è vero che hai una dote molto potente. Non sono certo che quella dote sia in grado di abbatterlo con un colpo. E a quel punto... Spaventato. Provo a spiegare, in realtà le creature corrotte, la paura non la ritengono. Quindi in fiamme continuerebbe a caricare verso di noi? Assolutamente. E con sarebbe maggiore, anche in fiamme. Con maggiore forza e violenza. Questa cos'è che? Sì. Beh, a quel punto possiamo tirarsi, beh, vediamo se riusciamo a evitarlo. Però sappiate che se si avvicina troppo i cavi del fuoco non permettono a queste creature di avvicinarsi troppo alla purezza della volpe. Ma questo senza dubbio, difendersi è un diritto. Provocare un avversario. Se la prenderebbero anche con le vecchie, vero? Probabile. Provocare un avversario che non siamo sicuri di sopraffare è un azzardo, soprattutto in questi territori. Siamo sicuri di sopraffare un cervo gigante? E stiamo andando ad affrontare un Mao Tsukai. Io non conosco le creature di queste terre, ma mi fido del giudizio di Ida. No, certamente, anche la volpe si fida. Potrebbe essere una prova, però. Mi spiego meglio. Potrebbe essere una prova, è vero. Il problema fondamentale è questo. Noi dobbiamo affrontare un nemico molto potente. Supponiamo di riuscire a sopraffarlo, ma, come capita molto spesso quando usciamo per la caccia nei limiti del muro, nei confini del muro, qualcuno rimanga ferito. A quel punto avremmo un gravissimo problema. Anche perché una creatura ferita aggiunge un altro più 10 al tiro che deve fare. Ma le ferite... in presenza della volpe e credo anche di Sawa hanno poca durata. Sono d'accordo, ma in queste terre basta poco. Nel momento in cui qualcuno di noi fosse ferito e il combattimento fosse ancora in corso, come nessuno di voi potrebbe intervenire. Sai qual è il problema secondo me la volpe, Ida? È che attualmente stiamo andando ad affrontare un avversario e di esperienza di combattimento in queste terre l'hai solo tu e neanche così a fondo. Sì, avete avuto una certa esperienza, anche se molto particolare, al mulino. Nessuno di noi ha mai effettivamente affrontato una creatura di carne, ossa, muscoli, corruzione e incazzatura. Perdona la parola, non siamo a Rokugan. Cioè, siamo a Rokugan. No, non siamo a Rokugan. Siete a Rokugan, ma non siete... Allora, secondo la volpe ci vorrebbe un po' di esperienza sul campo. Capisco, magari non una cosa così grossa. Capisco le tue perplessità, Kitsune. Il problema fondamentale è che queste terre non sono terre di carica. Queste terre sono terre di attenzione e combattimento ragionato. E furtività. E come facciamo a uccidere con furtività un Mao Tsukai? No, non sarà quello il momento della furtività. Però ci dovremmo preparare il terreno. Possiamo fare anche adesso. Sì, ma io credo che tentare di arrivare di soppiatto in un luogo non sia esattamente la stessa cosa di andarsi a cercare dei combattimenti lungo la strada facendo segnali di fumo a chi non ci dovrebbe aspettare, che a quel punto ci aspetta. Io vorrei affrontare un Mao Tsukai un rischio e basta, invece di affrontare un Mao Tsukai e 400 monaci. Sempre che Xiang non sia stato catturato e abbia parlato. O sempre che Xiang non si sia corrotto a tal punto da dover affrontare anche lui. A quel punto la volpe continua a ribadire che sarebbe
enormemente necessario il caso di vedere un qualcosa di lievemente inferiore a Xiang. Ma non cerchiamolo. Se dovessimo vederlo e la situazione potesse essere favorevole, secondo la Volpe un certo tipo di esperienza sul campo, considerando che avendo Meizawa, se dovessimo fallire in una certa misura è recuperabile, potremmo cercare di farci un po' di, come si dice, iniziare a rafforzare il morale anche. Va bene, allora faccio così: se quando faccio caccia trovo delle tracce di animali corrotti di dimensione accettabile, quindi non eccessivamente pericolosi, ve li segnalo. Ok. Così se volete fare esperimenti scientifici anche tu gli devi dare mazzate. E certo, quindi devo dare. Fa parte dell'esperimento scientifico. Fa parte dell'esperimento scientifico. Aia. Ale. Spero che non sia contro di me, ma sia tipo una percezione di Akuseki o di Kakita. Adesso vedi che arriva Kakita con un dino gigante sulle spalle. Secondo me questa qui è la percezione del cervo. No, ok, eccolo, vedi, abbiamo perso 10 minuti a fare un discorso bellissimo e mi è piaciuto molto, ma totalmente inutile perché ci carica il cervo probabilmente. Non lo sapete cosa vi caricherà, sappiate solo che ho fatto 44. Questa è la notte però. Quindi sì. Gatti. Abbiamo fatto il toglio l'incantesimo del fuoco. Siamo in due ad averlo, no? Sì, sì, sono tutte e due. Giorno 6? Giorno 6. Defense. Io la mattina faccio su, lascio me e... Io, a me l'hai appena fatto. Io e Akuseki. No, dovresti farlo dovresti farla da Akuseki e Kakita. Se vuoi seguire l'ordine che hai seguito. Ok, Akuseki e Kakita. Quindi sono loro... No. Sì, sono loro due che fanno il tiro. Intanto Gianni fa il tiro di caccia. Incantesimo fatto. Ok. Io sto tenendo sempre uno della terra tolto. 18. E uno del fuoco per la sera. Allora, Kakita è invulnerabile praticamente. Ho fatto 2-10 solo. Scusate, è il più forte di tutti. Non c'è niente. Beh, se tirava solo 3 di terra, magari faceva 3-3-3. A parte che tirava 5 di terra perché sta a 5 di terra. È il più forte di tutti. No, il fratello di tutti è Xiang, che è stato corrotto dal tacci sua. E infatti, vedete Xiang? No, voi due che vi state comunque guardando intorno, tenendo d'occhio, quando smontate il piccolo campo che avete costruito al mattino, vedete che all'interno del campo ci sono dei passi umani. Non c'è nessuno di guardia? Sì, avete fatto a turno. Quindi qualcuno di noi non si è accorto di nulla, è molto strano. Nessuno di voi si è accorto di... Passi umani? Sì. Interrogo il cammino della terra, quindi faccio sense perché qua è molto difficile, a quanto ho capito ci sono dei cami. No, vi siete allontanati abbastanza dalla zona che era stata nuclearizzata da... sempre il mio. Quindi summon, semplicemente. Dai. Beh, poi siamo in una montagna. R più D più 1 KR. Dipende, aspetta, scegliti raise, perché puoi scegliere se farti dare risposta. Con un raise puoi farti dare risposta. Dire R più D più 1 KR sarebbe... È il rank che dovresti essere di 2 3 ormai, cioè, no? Probabilmente ormai sarò a 3. Sì, se dovresti essere a 3. Quanti punti hai? 173. Sì, no, sei sicuramente. Hai preso almeno 2 punti, sì. Quindi sei a 3. Quindi è 3 più l'anello, quindi 6. E tieni 3. Okay. Ma puoi spendere. La CD è 5. Quindi puoi scegliere. È 5, no, mi pare. Mi pare il summon sense 10? 10. 10. 5 più 5, sì, 10. Puoi spendere un raise, quindi aumentare di 5 la difficoltà per farti dare più risposte. Un raise ogni risposta in più, perché sennò sono solo 2. No, il fatto che sia umano mi dà fastidio perché... Oppure risposte più precise con un raise anche. No, no, spendo addirittura un void. Perché, cioè, noi eravamo svegli a turno. Ci svegliamo e ci sono tracce umane nel nostro accampamento, non nostre. No, quindi no, questo qua non solo è passato, ma non ci ha svegliato e chissà che cazzo è. Sì, però allora fallo per risposte più chiare o più domande. No, anche faccio proprio... Sì, ma devi aumentare, devi decidere prima due per raise. Ma per cosa? Per capire l'identità di questo tizio. No, il raise è per avere risposte più chiare o per fare più domande?
Puoi anche fare okay. uno e uno. Anche uno e uno, se vuoi, ti conviene uno per fare sì, uno e uno. Chiare. Quindi c'è una domanda 20. In più e una... Hai tre domande 20. Chiare e hai la città. Esatto. Vai. Ne tieni tre. Madonna, quattro fatto... perché ho usato il vuoto. Ah, giusto. Hai fatto 18, 18 27 3. Più 3. Ok. Senti le rocce, le rocce intorno a te vibrare un pochino e ti sembra che una di queste rocce abbia quasi una faccia che ti sta guardando. Ti costa l'incantesimo della terra. La prima domanda che faccio, vabbè certo, è chi c'era di noi sveglio quando è passato di qui? Era commune, non sanno. Perché ti spiego, io so gli orari nostri dei turni, quindi invece di chiedergli a che ora, su chi c'era sveglio so già a che ora è passato. Tu eri sveglio quando qualcuno ha attraversato il campo. Ok, ne ho ancora due. Tirato a caso, Come mai non l'ho visto passare? Com'è possibile che non l'abbia visto? Gli occhi degli uomini non possono vedere nel vuoto. Cazzo, questo era tipo invisibile o qualcosa di... Cosa ti ha detto? Gli occhi degli uomini non possono vedere nel vuoto. Questo è passato e ha lasciato tracce. Non potevo vederlo. Sì. E adesso ci vuole l'ultima domanda. Questo si muove come siamo. Chiediti se ha lasciato una qualsiasi cosa qui nel campo. Anche solo un capello, qualsiasi cosa. Poi la volpe potrebbe provare a rintracciare cos'è. Ma potrei chiedergli cos'è. Sì. Cosa ha fatto. Ma quello potremmo vederlo se trovassimo una qualsiasi cosa sua. Vabbè, mi fido della volpe. Ha lasciato una qualunque cosa. Ha lasciato un vuoto nella sacca di uno di voi. E vedi che la testa si gira verso Akuseki. Controlliamo nelle sacche. Io controllo immediatamente se c'è l'ossidiana. La spada di ossidiana c'è ancora? Non manca c'è più la giada. La giada di Akuseki. Però vuol dire che ha toccato la borsa. Che figlio di puttana. Posso fare io una prova di rapidità di mano utilizzata in senso teorico? Senso teorico. Nel senso, capire come uno per apprendere quelle cose deve aver fatto, quali oggetti può aver toccato per forza perché la giada era messa sotto, la cioè borsa. Io per rubarla. Solo la borsa? Beh, la borsa sì. E però la borsa l'ha toccata anche a Kuseki, l'ha toccata lui. Ma anche la roba che c'è dentro l'ha toccata anche a Kuseki. Magari non stamattina. È l'ultima persona che l'ha toccata. La borsa è ancora appoggiata per terra. Ah. State ancora prendendo allora, la roba. Ok, ok, allora fermi. Non toccate la borsa. No, tocca nessuno. Vediamo se gli spiriti del vuoto sono qui. Lancio l'incantesimo e poi tocco la borsa. Mm. 33 40 54. Lanci tranquillamente e hai difesa e sì. O cacciare e tutte e due. Scegli una delle due. Difesa c'ho tre. Ok. Aspetta che mi tolgo un coso di vuoto. Facciamo una prova di difesa? Per osservare i dettagli della scena intorno alla borsa. Ok. Nel minimo dettaglio, perché vedi delle cose ma potresti notare. Cazzo, è Sherlock Holmes. 29. All'inizio ti sembra che la borsa si sia aperta da sola, senza che nessuno... Gli rifaccio tipo i gesti, l'avesse tipo la borsa toccata. Mm-hmm. Nessuno si è... come fosse aperta da sola. Vedi solo la giada che si sta muovendo all'interno della sacca. Infilo la mano e faccio come per sollevare qualcosa. E in quel momento vedi la mano che struscia contro il bordo della sacca, mentre la giada
passa da un bel verde giada a nero in pochi istanti. La giada si è corrotta immediatamente. E vedi la mano della persona che la sta tenendo in mano. Che la giada l'ha illuminata mentre si è consumata. Che si sta, sì, l'ha illuminata e proprio la mano si sta colorando come se avesse risucchiato tutta l'energia attraverso la giada. Preso la purezza della giada. Noti un bracciale che conosci, perché è uno dei bracciali di Xiang, e infatti mentre Xiang si gira, vedi un tatuaggio sul bordo della mano. Apro gli occhi, Xiang. Lo riconosci? Cosa vuol dire Xiang? È stato Xiang. Non riesco a comprendere perché avrebbe qualcosa dovuto fare questo. Di invisibile, quindi probabilmente passando dal vuoto. Ha preso la giada di Akuseki, nel momento in cui l'ha toccata si è annerita immediatamente e distrutta. La mano si è rivelata. Quindi dovrebbe essere il tatuaggio e il bracciale erano i suoi, o qualcuno gli ha staccato una mano e l'ha fatta sua, o Xiang probabilmente è perso nel vuoto e sta cercando di sopravvivere in qualche modo. O è già controllate se avete la giada, o è completamente corrotto. Ma se l'ha distrutta, vuol dire che l'ha distrutta, vuol dire che è completamente corrotto e ci ha rubato. Il vuoto non c'entra, il vuoto non c'entra niente con la corruzione, giusto? Vuol dire che quando lo rivedrò dovrò ucciderlo. Ma non ha preso quella di tutti? No. Controlliamo. La mia. Vabbè. Controllate, la vostra giada c'è ancora. Ha preso solo quella di Akuseki, quindi forse perché ne aveva eccessivamente bisogno. Intanto inizia anche a piovere sulle vostre teste per rendere potrebbe il viaggio più meglio. Piacevole. Com'è la pioggia nelle Terre dell'Ombra? Ha degli effetti? No, non dove siete adesso. Se voi foste dove un tempo si è aperto il Jigoku sul piano materiale, non sarebbe piacevole. A noi ci avevano dato un po' di tè, giusto? Quattro dosi. Ho quattro dosi io. Direi che è il momento di prepararne uno in una caverna se troviamo un posto dove ripararci. E per quale ragione? Perché adesso dovremmo rafforzare ancora di più la razionare la giada. Siamo messi ancora peggio di prima. Già. Questa non ci voleva, ma soprattutto come facciamo ad impedire che riaccada? La cosa che mi che la Volpe si domanda è come ha fatto. C'erano due dei nostri sigilli. Quindi qualsiasi creatura corrotta non sarebbe potuta entrare, o se fosse entrata sarebbe bruciata. Quindi non è se corrotto. È passato dal vuoto. Comunque nel momento in cui ha interagito con la giada, che è qui, non è nel vuoto, sarebbe dovuto bruciare. Quindi o non è corrotto. Posso fare una prova di sapienza magica per sapere anch'io, se perché mi sta parlando. Sì sì, diciamo insieme, ragioniamo sulla cosa, se è possibile attingere al potere della giada in qualche modo per sostentamento o per altro. Vai, cioè l'ha quanti usata proprio per rubarla, cioè assurdo. No, io invece sto pensando che l'ha usata per rimanere tipo ancorato e non perdersi nel vuoto. Ok. Intanto, guarda, Gianni, bene. Prova anche tu a fare una prova di conoscenze terre d'ombra, perché a me è andata molto bene. Va bene. 10 7 7 4 1 7 è int. Ottimo. 24 28 21. Lì vedo un 10 e poi un sacco di 1. Cioè, cerchiamo di capire sostanzialmente che cosa è successo, perché avrebbe dovuto farlo con 30. A livello di sapienza magica. Allora, quello che riuscite a capire voi due Shugenja è che difficilmente l'ha usata per restare ancorato a questo piano. Non ti sembra da come si muoveva, da quello che ha fatto, che fosse perso nel vuoto, anche perché le impronte le vedete, è stato qua effettivamente. Tu più specificamente invece, Isawa, cos'è che cercavi di capire? Io voglio, cioè quello che cercavo di capire è a livello magico questa cosa l'ha rubata per farci un danno o l'ha rubata perché gli serviva? Il fatto che si sia bruciata questa giada mi fa pensare, era disperato e quindi l'ha usata e l'ha bruciata per qualche motivo di difesa sua. Ma funziona anche così la giada?
Non lo per so, quello infatti, che sappiamo noi. Infatti quello che se sei corrotto e la tocchi ti brucia e basta, non è che ti toglie corruzione. Esatto, in teoria sì, okay. Esattamente. Quindi così. Non avrebbe avuto senso? No. Quindi l'ha usata per rubarla? La... Perché bruciarla? Da quello che vedete... Però perché quello solo la sua? Da quello che vedete ha volontariamente corrotto la giada che c'era nel sacco di Akuseki. Ma quindi c'è ancora la giada, solo che è nera? Non è più giada. Sì, ma vuol dire che lui era talmente corrotto da farlo. Sassi. Cioè vuol dire avere un livello estremo. No. Non è che se io sono un po' corrotto faccio così. No, non vuol dire il livello estremo di corruzione. O ha usato un incantesimo del Mao. Mi sembra un potere fatto apposta. Cioè può essere il Mao. Per questa cosa, molto simile a quello che potrebbe fare un incantesimo del Mao. Ok, allora però voglio fare un'ultima prova. Aspetta che prima devo anche dire a Gianni quello che ha capito lui invece. Perché nei racconti che ti hanno raccontato prima di uscire oltre il muro hai anche sentito parlare di spiriti che si nutrono di energia spirituale di altre creature, altri kami, altri luoghi. Vengono tutti dallo stesso posto e genericamente vengono chiamati Gaki perché sono gli spiriti divoratori. Ok. Il Gakido. I morti arrabbiati. Se effettivamente Xiang è diventato o è stato posseduto da uno di questi spiriti, potrebbe essere uno spirito particolare il cui scopo è consumare la giada e non sai quindi se abbia delle abilità particolari che abbiano a che fare con la giada. Magari è uno di quegli spiriti, ne hai sentito, alcuni oni sono così, che sono immuni persino alla giada, solo il cristallo riesce a bruciarli come fa la giada. E come vedo pensieroso. Sì, gli racconto questa cosa. Se si dovesse trattare di questa situazione particolare, di questi spiriti, di questi gaki, è un vantaggio. Sì, contemporaneamente dovremmo creare una trappola. Sì, però è un vantaggio perché se è veramente quello che dici tu, non ha alcun motivo di non aver distrutto la giada di tutti, se non che non volesse essere visto perché probabilmente ha paura di essere preso o visto. Se ma fosse... non avremmo potuto vederlo con i nostri occhi umani, quindi l'avrebbe potuto fare. No, perché probabilmente l'ha potuto fare solo per un piccolo periodo di tempo mentre tu stavi facendo il turno. Se avesse continuato e provato a farlo anche su altri, te ne saresti accorto forse. Ha dovuto fare una toccata e fuga, perché l'unico modo che si può spiegare è che deve farlo veloce perché probabilmente non ha la forza di Xiang, perché se avesse la forza di Xiang ci avrebbe ucciso tutti e preso la giada. Quindi perché hai detto che sembrerebbe essere Xiang? No, probabilmente Xiang, come dice Ida, potrebbe essere stato posseduto o controllato. E i monaci. Ma per quanto lui può controllarlo, deve essere ancora in quest'area. Può essere andato lontano. O tornerà stanotte. Se è in grado di viaggiare nel vuoto come Xiang, potrebbe essere ovunque in questo momento. Sì, e potrebbe anche tornare stanotte. Ma Xiang, se ho capito bene, non ha questo potere in modo illimitato, è troppo pericoloso. Se è ancora completamente Xiang. Magari la creatura quindi, che l'ha posseduto non gliene frega niente. Se la creatura che l'ha posseduto non ha il problema che abbiamo noi umani, questa creatura potrebbe possederlo e viaggiare quante volte vuole. Mettiamo che sia così. Allora dobbiamo tendergli una trappola. Per forza. È semplice, farò scomparire sacco di giada con un incantesimo. Io ho visto il... E ne farò apparire uno falso, visto che ho sia la possibilità di far sparire un oggetto, sia di farne apparire un altro. Okay, quindi se lui ruba quello falso, se lo riconosce però, ma ha più o meno, cioè se effetto è solo un'illusione. È solo un'illusione, ma al posto dell'illusione ci deve essere qualcosa che magari rappresenta un po' la trappola. E anche un po' di giada. Sì, c'è dentro Ida con una spada dentro. C'è un sacco. Che bel sacchettino, no? Nella mia visione. Sacchetto dei sei demoni. Esatto. Nella mia visione. Il tizio che scosta il granaio c'è dentro Kenshiro. No, cos'era? Il covone pieno. C'è il covone con dentro il vaso, Ida. Il vaso quello di Kung Fu Panda. Con dentro l'esercito intero. Ah sì. Quello con... Esatto. La mia visione era abbastanza precisa nei dettagli, no? Quando la mano ha toccato la giada ed è diventata visibile, non stava bruciando. No.
e se non stava bruciando né per la giada né per i nostri simboli, la creatura non è corrotta. Ma quindi, scusami, è una creatura che ha posseduto, è una creatura che sicuramente ha viaggiato nel vuoto, è arrivata da noi, ha tirato un incantesimo per distruggere la giada e non è corrotta e poi se n'è andata. Questo è quello che noi abbiamo ricostruito. Strano, ma sembra così. Molto strano. Questa sera potremo vedere se si ripresenta. Beh, lui viaggia nel vuoto perché sfrutta Xiang, evidentemente. Infatti Kakita salta su e dice: beh, in realtà abbiamo già visto succedere cose del genere. La vecchia Bayushi non era corrotta, eppure era manovrata dalla magia del sangue, no? Sì. Non potrebbe essere la stessa cosa? Potrebbe. Questo potrebbe spiegare la stranezza. Appunto. Ma questo vuol dire che dobbiamo fare per forza una trappola e impedire anche a Xiang di viaggiare, poi. Senza ombra di dubbio. Impedire a Xiang di viaggiare in generale. Cioè, mi sembra abbastanza evidente. Dobbiamo fermarlo. Non lo so. Come? Chiediamo al Kami del Vuoto. Sono in grado di parlare con i Kami del Vuoto? Visto che è l'unico Kami, cioè sicuramente c'è. Ma non puoi parlare con i Kami del Vuoto. Ma io posso provare a parlare con i Kami. Ma non puoi parlare con quelli del Vuoto. Perché no? Non rispondo. Perché devi avere un talento apposta per parlare con i Kami del Vuoto. Allora non posso. Però posso evocarlo. E se lo sto evocando io, può darsi che non risponda a lui. Chi? Il Kami del Vuoto. Non c'è un solo Kami del Vuoto, no? Come fai a evocare un Kami del Vuoto? Però sei in un'area precisa. Come fai a evocare un Kami del Vuoto? Un incantesimo per evocare i Kami. Non puoi quello del vuoto. Neanche evocare. Devi avere un talento per interagire con quello del vuoto. Allora l'unica cosa che... Perché è un incantesimo del vuoto che ha è l'illusione di un oggetto che lui cercherà di prendere. Insieme magari. Beh, ma anche se non avessimo l'illusione, anche mettendo allora, la mente della giada. Noi sappiamo, abbiamo un solo indizio. Lui ha lasciato delle tracce nella terra. E corretto. Ha preso la giada. Quando quindi questo cosa ci dice che quando si materializza è materializzato? Quindi se in quel momento viene intrappolato fisicamente... Sì, ma il problema non è l'esca. L'esca possiamo farla anche con della giada vera. Il problema è tenerlo fermo. Come lo intrappoliamo fisicamente? Allora, se lui fisicamente intrappolato in modo tale che non possa ritornare nel vuoto... Se la volpe potesse schioccare le dita, farla apparire qua e avere 8 kg okay, di giada... Ok, che cosa faceva Xiang per entrare nel vuoto? Qual era l'incantesimo che usava? Ha chiuso gli occhi e si è concentrato. Ed è sparito. Benissimo, gli evitiamo di concentrarsi, di chiudere gli occhi, gli facciamo tutto quello necessario per bloccarlo. Ma dobbiamo essere in grado di vederlo. Dobbiamo attaccarlo tutti assieme in quel momento, è ovvio. Io ho un'idea su come fermarlo. Prende la spada di bambù, Kakita. Vai. Se non lo vedi, come fai? Beh, se compare, lo vedo. Ma non è comparso, se non per un istante. Ma in quell'istante lo colpiamo. Vuol dire che dobbiamo essere tutti svegli e pronti e probabilmente sì. Non si paleserebbe. Anche questo è vero. Ma possiamo fingere di dormire. Questo è il problema. È complicato. Estremamente complicato. Molto complicato. E in questo sempre caso complicato. Ci vuole un piano. So che voi siete contrari, ma... Io che ora facevo il turno? A caso. Durante la notte. Però sappiamo... Io posso fermarlo, la volpe può fermarlo... Ma limitarne i movimenti non basta. Non eri tu in grado di vedere nel vuoto? Vedere è una grossa parola. Allora era Xiang. Ciao. Ah. Oh. Questo è un problema. La volpe è in grado di comunicare con gli spiriti del vuoto, ma... Non puoi chiedere a uno spirito del vuoto di avvisarci quando sta arrivando? In modo che noi fingiamo di dormire e tu sei in grado di avvisarci. Non c'erano quelle pergamene nel tempio di Dagozu. Kitsune, sei veramente inutile oggi. Ciao. A proposito, di chi è il turno della giada oggi? Misawa. E Akuseki che si è fatto rubare la giada. Povero Akuseki, una dietro l'altra. Sfigato, ragazzi.
Investigazione, e ti spiego cosa voglio fare. Vai. Lui comunque ha lasciato le tracce nel terreno. Sì. Perché farlo se lui avesse potuto materializzarsi nel punto che voleva e scomparire nello stesso punto? Vuol dire che lui si è materializzato in un punto, ha attraversato un certo percorso nel quale c'era il nostro accampamento. Da invisibile, però. Da invisibile. Ed è andato da un'altra parte per tornare nel vuoto. Perché questo? Voglio capire che percorso ha fatto a piedi. Dai. Vero, magari nei sigilli non perché può se noi ha... strano. Esatto. Sembra strano perché il vuoto interagisce in maniera diversa. Però fa niente, ma magari lui è compare. Se sei in grado di capirlo, potrebbe essere molto utile. Noi potremmo mettere qualcosa attorno all'accampamento sapendo che lui ci passa. A quel punto ci svegliamo e lo attacchiamo. Vediamo intanto che tragitto ha fatto. Se riesci tu, Isawa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 10. 10 è un 7. Un 7 e un 5. Quindi sta andando bene, direi che ritiro un cazzo, però fa 17, 18, 23. Vabbè, se sono tracce visibili lo vedo. Allora sì, ti fai un'idea abbastanza chiara di dove sia comparso, che giro abbia fatto e dove sia scomparso. Cioè un essere quello... con quei poteri, è strano che faccia sta roba. Quello che ti sembra di capire, lui non è comparso proprio dentro, esatto, al vostro campo, è comparso appena fuori. Quindi vuol dire che lui non controlla al metro, dice no, voglio comparire in quell'area, ma non è sicuro. Esatto. Esatto, e quindi questo ci aiuta. E da come si è mosso all'interno del campo, ti sembra che non abbia evitato i sigilli, non è quello, okay, il percorso che ha fatto, ma... probabilmente non era invisibile, è stato solo molto silenzioso. E da dove eri tu, non facendo questo giro, non l'avresti visto. Ok, cacchio, sono informazioni importantissime. Posso, ragazzi, avrei potuto vederlo. E lui non controlla il punto dove compare, deve, okay, raggiungere. Perché era invisibile? Non era invisibile, è comparso per suo culo in un punto dove io non lo vedevo. Ed è stato molto bravo a non farsi notare da me. Si è nascosto normalmente, quindi. Sì, stealth. E perché nella visione non si vedeva? No, lui ha detto, era solo molto buio, sei riuscito a vedere il la cami della terra, mi ha detto era invisibile, comunque la volpe è in grado di comunicare con gli spiriti del vuoto ma non evocarli, a meno che non sia una pergamena particolare di un incantesimo. In realtà non ci serve, perché il cami del vuoto non è un cami, il vuoto è un'entità unica, il drago del vuoto, l'entità del vuoto, lo zio del vuoto lo porta più o meno in quest'area. E poi, ma io posso fare delle domande? Se vuoi, sì. Ed era Summon, no? No, Summon è quello per fare un oggetto. Come avevo fatto fargli la guardia con Summon? Però e qua dice con Ishikendo hai l'abilità di commune with the void, mm-hmm, e di lanciare gli incantesimi del void. Però dice solo commune. Quelli che hanno assistito ai viaggi di Xiang, che si sono fatti più o meno raccontare come funzionava. Scusa, ti interrompo un secondissimo, ma se è nascosto possiamo chiedere a dei cami normalissimi di farci avvicinare. Certo. Ah, okay. Cioè io pensavo tipo perimetro attorno. Abbiamo il gatto. E chiedere abbiamo al cami gatto, della terra se qualcuno ne mettiamo passa, due. Avvisami. Ne mettiamo due. E io mi sveglio perché so che è passato di lì e sta arrivando. Oh, fila di cami della terra, sono in grado di svegliarti molto velocemente se devono mandarti un messaggio. Oh, capo, oh. Esatto. E ricordo quello. Sì, così. Il nostro tossico. Quello è il mio, però. Vabbè, scusa, dicevi Claudio? Dicevo, quelli che hanno assistito al viaggio di Xiang, che si sono fatti raccontare come funzionava, mi facciano un tiro di intelligenza. No, tu non c'hai. Int puro. Io l'ho visto ma non l'ho capito. Cioè, nel senso, io l'ho visto ma non l'ho capito. Però magari ti ricordi lo stesso questa cosa. Sì, sì. 5. Bravo. Grazie. 3-1-1 è il tiro. Quindi non solo non l'ho capito, ma non mi ricordo un ciufolo. Ma non ti ricordi neanche di averlo visto. Esatto. 33, 32. Stessa intelligenza io e te, bro. Dica 33. Allora, c'era una particolarità per cui avete fatto tutta quella manfrina con il prigioniero sottoterra. Eh sì. Che lui deve sapere dove arrivare, non può vedere attraverso il vuoto dove arrivare. Sì, quindi... Esatto. C'è qualche cosa che vi sta tenendo d'occhio.
Perché sennò lui non avrebbe non saputo avrebbe so modo di... Ha degli occhi su di noi. Ah, cazzo. Non avrebbe potuto sapere che strada stavate facendo, esatto. A che velocità ma stavate facendo. Xiang lo deve sapere o deve saperlo chi controlla Xiang? Questo non lo sai. Per quanto mi sembrava della vecchia Bayushi, sembrava che fosse lei a fare quelle cose o era proprio tipo... Da quello sembrava che raccontato marionetta. No, sembrava che fosse lei. Lei aveva un'enorme compulsione a fare quello che andava quindi fatto. Quindi ti danno degli ordini, tipo una specie di super dominare. Sì, è un non Ghias. È una possessione. È come Ghias. È il Ghias. Okay. Ok, costrizione cerca. Caccia o difesa? Potrebbe per essere un animale. Il Beholder. Caccia. Io posso, io se no, se non ci riesci provo a comunicare col vuoto, se non vedono loro. Beh, 9x3, 27. Noti che le vostre provviste, per quanto secche fossero, sono particolarmente piene di insetti che ci girano attorno, che è una cosa abbastanza strana. E inusuale, perché comunque per quanto ci siano animali nella zona, di insetti ne avete visti molto pochi. Il fatto che siano proprio tutti intorno alle vostre bisacce in questo momento in cui qualche cosa vi sta tenendo d'occhio ti salta subito. Insetti di questo tipo sono più affidati, sono più di solito terra, acqua, fuoco, aria, vuoto. Gli insetti che camminano sono di terra, gli insetti che volano sono questi dell'aria. Questi che stanno intorno alle nostre provviste principalmente, cosa mi può sembrare? Ti sembra che siano più della terra, perché allora provo non, a fare... non sono moscerini, sono più tipo le larvette di roba. Beh, fare... io mi sporgo verso di lui a voce molto bassa e gli indico la situazione. E penso un attimo a questa cosa e provo tranquillamente, che non ho bisogno di pergamena, a fare sense per provare a capire che spiriti ci sono qui e dove sono centrati. 4, 7, c'ho un raise gratis. Penso che stanza è buona. 20. Senti, ovviamente molto forti gli spiriti della terra. Perché siamo su montagna. Però di sottofondo, come se fossero nascosti, cercassero proprio di nascondersi a voi, percepisci degli spiriti della terra che vi sono proprio avversi. Ma stanno controllando, attirano gli insetti il fatto della presenza di questi spiriti, o gli insetti sono degli spiriti? Gli insetti sono degli spiriti. Sono degli spiriti che ci stanno anche osservando, che gli danno la nostra posizione. Palle. Ci staranno anche ascoltando? Da quello che sai è abbastanza probabile. Beh, è difficile che comprendano un linguaggio umano gli insetti, magari. Beh, gli spiriti però, sì, però sono spiriti. Lo capiscono male, ma lo capiscono. Travestiti da insetti. La volpe può provare a scacciarli insieme a Esaua, ma... Beh, allora, noi stiamo capendo queste cose. Per sicurezza non diciamo niente. Ma ormai adesso abbiamo già detto troppo, parlando fra di noi. Però io gli dico, probabilmente qualcuno ci osserva dalle montagne, e gli indico gli insetti. Non possiamo saperlo. Sicuramente qualcuno ci osserva dalle montagne, da lì esattamente. E voglio, posso provare a fare una prova di bluff? Ma è una prova di sincerità. Anch'io voglio provare. E fra l'altro dirò: beh, chiunque sia stato ormai è lontano e non ci di sicuro la prossima notte non tornerà. E provo. Sì, magari i turni, magari i turni però facciamoli a coppie. Sì, potremmo provare a farli a coppie. Per sicurezza. Sincerità. Sincerità. È un buon tiro, mio amico. Mm. 37. 37? Con un unico boccone mangia tutti gli insetti. Perché ho fatto due sigarette? Facendo sigarette su sigarette. Ho fatto 10, 17, 23, 26.
Va bene, facciamo i turni a coppie, gli ok. Dico. Procediamo. Facciamo sempre i sigilli. Sì, va bene, i sigilli potrebbero aiutare. Non è vero, non fa niente. Ok, sostanzialmente facciamo finta di non aver capito. C'è un luogo particolarmente indicato per metterlo in mezzo? Dove ci troviamo in questo momento? Fai un tiro di difesa. E dovrete anche fare qualcuno i tiri per la corruzione. Sì. Minchia, io in difesa ho fatto 2 10 e un 5. Questa volta più un altro 10 con i due dadi, quindi ho fatto 35. Io ho fatto 25 di difesa. Io direi, visto che quanto è resistente a questo. T'aiuto io che ho fatto 35. Quanto c'ha di terra Coseghi? Ma così che ha 3. Io non vorrei usare un altro incantesimo per proteggerci oggi. Kagita può reggere. E l'altro? Chi se la sente? Io. Io credo di essere meno in grado di farlo. La mia discendenza. Kakita. Tranquillo, è vai. Sempre sospetta. Tira la corruzione. No, sono solo 3. Stamina o terra? 8, terra. 7, 15, bravo. 19. Bravo. Turni di guardia, facciamo. Lasciamo allora uno shugenja per turno. Con defense individuo il punto. Cioè, lo aiuto a capire questa cosa. Sì, vi mettete in modo che se compare sia costretto a comparire più o meno in una certa direzione, non vi possa comparire sopra perché esatto. Siete magari sotto un pezzo di roccia che e vi copre. E non guardiamo direttamente quella direzione. Chiaro, facciamo i finti ignoranti. Esatto. Non fischiettiamo. Come anche. Se non ce ne fossimo accorti. Fischiettiamo no, però. E... come i cartoni animati. Esatto. Fate tutti un bellissimo... tiro di cacciare, se non ce l'avete tirate. E li facciamo a turni, tipo io, Ida e il giorno dopo, quindi Isawa, con chi conviene che lo faccia? Isawa Kakita e poi tipo magari Akuseki. Akuseki lascialo lì, cioè. Ah, dov'è? Fatti qui. Sono un coglione, se tiro in mezzo agli altri dadi. Ok. Cos'è che tengo... hai detto il tiro è lì? Awareness, quindi tengo 3 caccia. Di caccia o di awareness? Non difesa? 16-21. No, è proprio caccia per... 17. Posso fare divinazione? Sì, puoi fare anche divinazione, se vuoi anche tu. Ah, è vero, mi sono messo molto meglio che... 2-10 e un 7. 15 13, 12, 14 8, 31, 38. La pioggia sta continuando a scendere da ormai quasi 24 ore. La cerimonia del tè, quella col tè di giada, cioè il tè col tè di giada, rimuoveva la corruzione o ti aiutava a proteggerti? Ti aiuta a proteggerti o limita l'avanzare della corruzione una volta che sei corrotto. Okay, quindi ha senso come usarlo dopo? Sì. Sì. O se hai finito tutto? Di solito conviene usarlo per mantenere un corrotto in stasi, per portarlo da qualcuno. Anche se che... noi non ne abbiamo bisogno. No, lo so, però procura. Conviene, però conviene. Se uno è malato lo contieni e poi lo porti a spurgare. E poi non riesco a capire esattamente cos'è sta corruzione. Cioè l'animo che... Bisogna chiedere ai tuoi colleghi della Fenice che fanno gli spurghi o... È Jigoku che si manifesta nell'animo delle persone. Esatto. Comunque vedete la pioggia cadere, voi siete appunto messi sotto una pietra per evitare anche di essere bagnati, di riuscire comunque ad accendere un fuoco. Esatto. E vedete parecchi lampi scendere. Come adesso. Scendere dal cielo, come in questo momento nel cielo di Milano, ma con più pioggia. Ci sono tuoni abbastanza forti che riempiono l'aria. E vediamo chi sta facendo il turno adesso. 1, 2, 3, 4 e poi siete a coppia, quindi 5, 6 pari dispari, facciamo prima pari. Yeah. Quando senti l'ennesimo tuono ti sembra di vedere per un istante una figura nella luce del cielo illuminata dal fulmine che scompare subito dopo. Scompare perché la luce del fulmine scompare. Non lo sai. Tu non ci sei. Chi è che l'ha visto? Io. Lui. Quindi però siamo coppie.
Però c'è qualcuno con Ida, se siamo qua. Sì. Ci sei anche tu, eh? Sì, io e lui. Ma io non ho visto niente. Vabbè, io direi che... Mm? Detto qualcosa? Beh, il cammino della terra se si avvicina a mia... Ah no, è però arrivato. Non si riesce. Puoi fare luce? No. Bene. Allora, l'ultima volta era lì. Il cammino della terra mi avvisa. Che avevo fatto il... Non, cerchio è, per... non è entrato all'interno del cerchio. Io? Allora io dormo. Dammi un secondo. Certo. Figurati. Non è il mio turno di guardia, non mi ha avvisato niente, quindi io sto dormendo. Dammi un secondo, 171. Devo vedere se devo vederlo o no. Per fare Jade Strike. No, target individual, quindi non lo vedo. No, Jade Strike lo potrei fare perché ad area, però non è corrosso. Sangue che schizza nella luce dei fumi. Non posso leggere il pensiero perché è una creatura che vedo. E non ho farina o roba varia per poter vederlo, quindi se la volpe non riesce a vederlo, non può cercare di fermarlo. In questo momento tu senti lo spirito agitarti il braccio. Mi sveglio. Lui è di fianco a noi, io gli metto, se sento che si sveglia, metto una mano sulla spalla. Faccio solo un cenno con la testa. Ok, mi preparo. La notte è tranquilla. Io mi sposto lateralmente e tiro un calcettino a Kakita. Che apre l'occhio e ti fa capire che era già sveglio. Ok, fantastico. Ok, resto sveglio allerta con l'arco sotto il sacco a pelo. Che cazzo dormiamo noi? Vabbè, io comincio a fare il perimetro del cerchio. Ovviamente in mezzo ci sarà l'oggetto falso. Io o se vuoi lo faccio adesso, cioè voglio evocare l'oggetto falso che lui non veda. Così, mal che vada, comunque non ci ruba di nuovo altra giada. Vai. CK3. Illusione oggetto, token of memory. Intanto Ida, tu che stai facendo il perimetro, puoi fare un'altra prova di o difesa o caccia, quello che preferisci. Facciamo caccia. Vabbè, sono uguali. Quindi. Ok, quindi sostanzialmente quello che succede è questo. Il sacchetto è illusorio, è quello vero, ce l'ho io. Ok. Fine. 22. Vedete un altro fulmine cadere abbastanza vicino a voi. Il cielo si illumina di nuovo e Kitsune, che in questo momento sta tenendo d'occhio la scena un po' più accuratamente degli altri, perché tu stai facendo il giro, quindi stai guardando in una ben determinata direzione. Kakita e Izawa fanno ancora finta di dormire, per quanto con un occhio mezzo aperto. Tu vedi per un secondo, ma proprio giusto il tempo del, basta quel secondo, del fulmine comparire qualcuno dietro alle spalle di Ida, ma il tempo che finisce il fulmine già è scomparso. Però posso lanciare qualcosa? Vai. Come bersaglio? Vai, poi ti faccio cicunoso! E la terra si alza e cerca di afferrarlo in una morsa. Beh, se sento questo prova. Anch'io esco, ormai la copertura è saltata ed dobbiamo agire. 176, scusate, non l'ho mai usato, l'ho preso dal primo livello. Target. È la morsa della terra, no? Sì. In realtà è un artiglio, visto dall'artiglio del gatto, chiaramente. Chiaro. Che lo prende e lo blocca. Devo fare il tiro, in realtà è semplice, è mi mio. Basta un raise gratis. Come le pergamene. Però con un raise posso farlo durare di più o più target. Il bersaglio è uno solo, no? Quindi lo faccio durare due round in più, prendo due raise, perché tanto uno è gratis, non vale. Yes. 25, già sei minchia. 30. Tipo 50. Bene. Lo blocca e si può muovere solo di 3 metri per round con un'azione semplice, non può muoversi per niente con l'azione di movimento gratuito, può provare a liberarsi facendo una prova
con un'azione complessa. Non so cosa sia l'azione complessa. Però. Avete un'azione complessa o due azioni semplici e rapide. Ah, ok. Quindi io con un'azione complessa prova a liberarsi o si può muovere solo di 3 metri con... Scusi, e spero che adesso sia più o meno visibile. Ho una domanda. Nel momento in cui c'è questo fulmine, sento lui che dice qualcosa, che fa un incantesimo, posso agire anch'io? O non ancora? Non ancora. Nel momento vedi però la mano della terra che è una zampa di gatto che fa... e si stringe a qualcosa. Ok. O il passa attraverso. No, stringe qualche cosa... E voi sentite intorno, leggermente più lontano da dove è apparso questa persona, delle armi che si sfoderano. Oh cazzo. Il tizio che è stato preso dall'artiglio di terra non è Xiang. Ha una maschera di tela che gli copre il viso e uno strano specie di cappuccio in testa. Non sembra nemmeno uno shinobi dello scorpione, però. Perché è completamente vestito di bianco. E chi sta guardando la scena da fuori, cioè gli spettatori, vedono due falcetti di ossidiana illuminati per un secondo dal fulmine. Nelle mani del tizio bloccato. Nelle mani di Xiang, fuori dal cerchio che avete creato. E che cosa succede lo scopriremo la prossima puntata. Ma c'è l'altra gente che vediamo o vediamo solo lo shinobi e Xiang per il momento? Per ora vedete solo. Abbiamo sentito un rumore però di armi che vediamo sfotare. Per ora vedete solo lo shinobi. Ci sono davvero i tuoni. Xiang lo vedono solo gli spettatori. Ah ok. Ma il rumore erano quelli falsetti o c'è altra gente? No, ti sembravano i falsetti. Ah ok. Quindi è solo Xiang e uno shinobi, ottimo. E quello che avete ascoltato era il mid-season finale della Leggenda dei Cinque Anelli. E vabbè, dovrò incenerire Xiang. È probabile, è molto probabile. Se non ti incenerisce prima lui a pugni. Cosa che non è impossibile. Beh, ma noi l'ossidiano non fa niente, giusto? No, come non siamo creature. No. Però, comunque, una gola tagliata è una gola tagliata. A me ha detto che non penetra la pelle, tutti cioè, non sei corrotto. Tutti sì, ci piacerebbe. Ma non quante è. Armi abbiamo sentito? No, Xiang. Xiang. Due. Ah, proprio due. Due sono in due, noi siamo in cinque. Però uno è Xiang. Che non è il primo pirla che passa. No. Quando si tratta di menare. Poi, molto probabilmente, a occhio e croce, lo shinobi era il nostro amico. Forse. Chi è il nostro? Lo shinobi vestito di bianco. Noi non abbiamo amici. Lo so. Sarà magari... una sessione di menare quella sì, con cui ci rivedremo la prossima volta. Esatto, quindi vi fammi segnare un fangherone, ve l'avevo aspetta, detto. Per precisione, segnate un incantesimo della terra e anch'io e anche uno del fuoco. Sì, perché poi non vi ricorderete che cosa avete fatto la prossima volta, che sarà tra circa un mese e mezzo quasi. Però sapete che posso curare un sacco e non fare nient'altro però. Addio. Io c'ho solo Lion Cannon o roba in giro. Ok, quindi io incenerisco l'intera regione. Punti esperienza. Allora, un punto per la sessione. E vabbè. E fin qua. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Sega proprio. Però Xiang è corrotto. Quello è il segreto di un qualche PNG ormai. Ah, ok. Non era parte della storia. Cioè, è diventato un PNG? Eh sì. Su richiesta del giocatore. Cioè uno sbaglia e questa punizione. Sono d'accordo. Se poi proprio il migliore sembra di giocare tipo andatevi a vedere la puntata di Come quel cazzata. Gioco di Betrayal at the House on the Hill e Betrayal at Baldur's Gate, perché sembra proprio la situazione dei giochi da tavolo quando dici ok, lui si è gonfiato un sacco, speriamo che non diventi lui il traditore. E invece 3, 2, 1 traditore Xiang, vai di là a leggere il manuale del traditore mentre noi leggiamo quello dei sopravvissuti. No, in realtà anche usare così a scatafascio il passo dell'ombra era voluto per farlo uscire, per metterlo sul sentiero di diventare. Quindi stai cercando di scusare Simone? Ma ci siamo sentiti già prima. Prima ancora che tu gli dessi il passo del sì. Vuoto? Sì, sì. Non ci credo, secondo me sta cercando di sentire Simone, perché è tipicamente da Simone usarlo 42 volte. Che poi lui l'abbia usato un milione di volte in è un altro discorso. Ok. Vabbè, allora vai. Va bene, mezza scusa, va bene. Quindi, storia no, ma segreto sì. Segreto sì. Ok, e due. Avete interpretato i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili a causa loro? Io no. Beh, io ho fatto dare uno schiaffo a Kuseki, totalmente gratis. Ma non ti sei messo in una situazione difficile? Beh, se mi sgamavano. A Kuseki ti davano la io non so neanche che era Kuseki questo ok va bene
E in realtà anche sì, dai, prenditelo. E in realtà anche Isawa, perché si è assorbito 2 giorni di torture, di tortura a causa del suo passato, che è il suo svantaggio. Isawa è stato analizzato come il cervellone insetto di Starship Troopers, sì, alla fine del film. Gli hanno infilato sonde di qualsiasi tipo, no? Sì. Era lui che poi c'è nel seguito. Nessuno è morto a causa vostra. Yeah, 3 punti. Ma non no, è legame. Qualcuno ha risolto un legame? Vediamo. Io c'ho solo Idex Young, che l'ha già fatto. Mi ha fatto qualche complimento oggi, no? Non mi pare. No. Niente. 3 perché non è morto nessuno. E se sopravvivete a Xiang la prossima volta, prendete 10 punti esperienza, già, perché sarete sopravvissuti allo scontro con un Oni o un altro mostro del genere. Porca miseria. Cazzo, dobbiamo che pensare male a un modo per fermare Xiang. Avete 1 mese e mezzo per io, ma non abbiamo nuove robe. No. Quindi quello che avete ascoltato era quanti gattesimi hai? Fumble. Quanti gattesimi hai? 6 o 9? 9. Avete ascoltato Fumble, avete ascoltato La leggenda dei 5 anelli, che è un no, volevo le schede, che è un bellissimo gioco di samurai in cui ci si mena poco, ma quando ci si mena di brutto. E soprattutto perché non abbiamo Xiang dalla parte nostra, che quindi ma è un gioco molto raffinato. È un gioco bellissimo, secondo me. Se volete fare come qualcuno che ha scritto in questi giorni sulla pagina di Fumble per avere delle delucidazioni su alcune regole, su come fare delle cose, scrivete, commentate, scrivete a me, grazie, scrivete a @FumbleGDR, scrivete dei messaggi, scrivete dei commenti alle puntate, esatto, quello che preferite, noi risponderemo il prima possibile. Anche se avete delle domande che non c'entrino direttamente con La leggenda dei 5 anelli e volete farcele, fatele. Consigli su come faccio a fare una sessione di investigazione in un fantasy cthuliano, ho risposto stamattina. Brava. Quindi fate tutte le domande, io le so tutte, e se non le so faccio finta di sapere. Perché in giochi di ruolo, anche dal punto di vista del master, che basta super cazzolare e hai tutte le risposte. Esatto, è tutto giustificato. È la prima regola di ogni manuale, super cazzola pure. Sì, e se c'è il master c'è anche il diritto divino di super cazzolare, quindi... Seguite la pagina Facebook di FumbleGDR per sapere a che cosa giocheremo le prossime settimane. Quando è la prossima? Giovedì prossimo. Cosa? Lo scoprirete seguendo la pagina Facebook di FumbleGDR o il Twitter di FumbleGDR. Esatto. Okay. Andate sul sito dove trovate anche le strip, trovate Epoca, trovate SideQuest, a cui io sto partecipando come PG. Claudio gioca. E posso giocare e urlare, perché Claudio vive in mezzo al nulla e posso dare sfogo alla mia frustrazione e alla mia ira. Che altro dire? Vogliamo dire quella cosa di settembre o la diciamo dopo? Quella non live, non podcast. La diciamo quando lo organizziamo. Bene. Lasceremo degli hint sulla pagina di Facebook, quindi iscrivetevi. E noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Fumble, ma non con una puntata della leggenda dei 5 anelli. Perché sarà la leggenda dei 4 anelli. La leggenda delle 4 collanine. E il sacchetto dei 6 demoni. Ci vorrà essere la leggenda del sacchetto dei 6 demoni. C'è bisogno, sì. Esatto. Ci sentiamo la settimana prossima con un'altra puntata. Non ciao. D'accordo. Alla fine, ciao. Fumble. A tutti. Buonanotte. Il segnale di chiusura. Siamo morti.